Bene, buonasera a tutti, grazie intanto della vostra presenza in questa giornata particolare che tutta, diciamo, la società dedica alla memoria, quindi ai temi legati alla Shoah e a tutto ciò che esso ha significato. Questa iniziativa di oggi che abbiamo promosso congiuntamente, Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant'Anna, si inserisce anche per la città di Pisa e per, direi, il sistema universitario pisano all'interno di un ciclo di iniziative, di incontri, di attività molto articolato. C'è questo programma che voi probabilmente conoscete e che quindi cerca di affrontare il tema sotto varie dimensioni, vari aspetti. In particolare, dato che siamo qua, insomma, un po' di pubblicità mi sia consentita, il giorno 5 febbraio, proprio qui alla scuola, terremo un altro incontro sul tema Shoah e male politico nel Novecento, con alcuni colleghi, la professoressa Erri, il professor Pirni che è qui presente, il collega Alberto Di Martino ed altri. Il tema, oggi affrontiamo il tema nello specifico del negazionismo, sebbene quel titolo ponga in connessione, quasi sullo stesso piano, negazionismo, storia e diritto. In realtà il tema è il negazionismo tra storia e diritto, insomma, è quindi affrontato sotto queste due luci e ambiti visuali. Come sottotitolo abbiamo Parodia della libertà e parossismo dei divieti, che già è indice un po' dei contenuti che vogliamo affrontare e anche del taglio che vogliamo dare a questo incontro. Intervengono alcuni studiosi che ho il piacere di presentarvi e che ringrazio per la loro disponibilità e la loro presenza. La dottoressa Valeria Galimi, che ora poi presenterò meglio, la dottoressa Ilaria Pavan e il collega Alberto Di Martino. Purtroppo non può essere presente invece Giulio Enea Vigevani, che è un collega dell'Università di Milano Bicocca, che si è occupato anche di questo tema, ma che per motivi legati al suo stato di salute non è potuto intervenire oggi. Ma questo, insomma, lui ha scritto su questi temi. In particolare, posso indicarvi questa pubblicazione che si trova sulla rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, uscita pochi giorni fa, Radici della Costituzione e repressione della negazione della Shoah, che si trova anche online e quindi che potete senz'altro poter reperire e leggere. Io intanto, dato il mio ruolo, non dovrei quasi più dire nulla, però grazie, insomma, a causa, anzi, dell'assenza di Vigevani, vorrei dire due parole anche sul piano costituzionale, almeno per indicare i motivi di interesse e i motivi di delicatezza, ecco, del tema che andiamo ad affrontare. Perché certamente questo tema, il tema del negazionismo, dell'Olocausto, si pone in connessione e in conflitto, se vogliamo, con uno dei diritti fondamentali di tutti gli ordinamenti costituzionali moderni, che è il diritto di parola, e tocca quindi il punto centrale di quale sia l'ambito di estensione della libertà di espressione e quali siano i suoi limiti. Quali debbano essere i suoi limiti e di quali limiti che possono essere naturalmente e che ci sono sul piano della logica, sul piano dell'etica, sul piano, diciamo, della cultura, no? Del sentire comune, quando e quali di questi limiti poi possono assurgere o devono assurgere all'ambito del diritto, cioè possono e devono diventare limiti
giuridici veri e propri. Tema che naturalmente pone una riflessione più ampia su qual è il ruolo del diritto e quali sono i limiti anche dell'intervento del diritto all'interno delle manifestazioni della vita sociale. Ma c'è un altro ambito che può essere interessato e riguardato dal tema in questione, cioè non guardarlo soltanto sotto l'aspetto del diritto di parola e del diritto quindi di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma anche come connotato necessario di un altro diritto costituzionalmente garantito in tutti gli ordinamenti moderni, almeno quelli occidentali, che è il diritto all'informazione, che significa anche, nell'accezione che è stata data da tutte le corti costituzionali, tribunali costituzionali moderni, comporta anche il diritto ad essere informato e il diritto ad essere correttamente informato. E allora questo pone l'interrogativo su fino a che punto, non oltre quale limite possiamo dire è tollerabile l'espressione di falsità, di ricostruzioni chiaramente false, documentabili nella loro non veridicità, e quando questo e quanto questo falso può incidere sul diritto di ciascuno di noi ad essere correttamente informati proprio al fine poi di potersi formare una espressione corretta e libera. Quindi non solo il diritto alla libertà del pensiero, la libertà di manifestazione del pensiero, ma al diritto di ciascuno ad essere correttamente informato. Poi c'è un altro ambito ancora, se vogliamo, che è il tema e il diritto ad esso connesso della libertà di ricerca scientifica, che è anche ricerca storica all'interno della più ampia ambito della ricerca scientifica. E anche qui si pone il problema se questa libertà di ricerca può essere senza limiti o se viceversa questi limiti, oltre ai criteri e limiti propri della stessa metodologia della ricerca scientifica, però possano essere, diciamo, imposti o debbano essere imposti ab externo, appunto ad opera del diritto e della legge in esso. Infine un'ultima considerazione che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è legato in particolare al tema di cui oggi parliamo, proprio in relazione, per così dire, al fondamento costituzionale degli ordinamenti europei dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tutti noi sappiamo che che le vicende legate, connesse alla vittoria sul nazismo, sul fascismo per il nostro paese, più in generale alla Seconda Guerra Mondiale, sono il fondamento costituzionale, direi il fondamento della Costituzione materiale del nostro paese. Certamente tutti ricordiamo, spesso le sentiamo celebrate giustamente, le parole di Calamandrei quando dice: se volete insegnare ai giovani come è nata la nostra Costituzione, andate nei paesi dove hanno ucciso i partigiani, dove c'è stata la resistenza al nazifascismo, dove si è combattuto per la libertà, e lì scoprirete cos'è la nostra Costituzione, capirete che il significato della nostra Costituzione. Quindi quello che viene chiamato il paradigma antifascista, sulla cui base appunto si è costruito il nostro ordinamento costituzionale, che è molto di più naturalmente della Costituzione, molto prima e di più della Costituzione scritta, della Costituzione formale, è appunto il presupposto in base al quale poi si capiscono anche alcune previsioni che altrimenti la nostra Costituzione sarebbero, diciamo, poco comprensibili, no? Penso a tutto il tema del rifiuto della violenza come strumento di tutela dei diritti. Se ad esempio vediamo il diritto alla riunione, tutti possono riunirsi liberamente, ma pacificamente e senza armi, proprio perché quella è la preoccupazione, quello è il tema, è il
tema del rifiuto alla violenza come, diciamo, collegato al paradigma antifascista e antinazista che la Costituzione ha salvaguardato. Allora, certamente nel tema del negazionismo c'è appunto la tutela, anche la necessità di tutelare questo fondamento costituzionale dei nostri ordinamenti e dei nostri paesi, insomma, e quindi delle nostre costituzioni. Quindi non è soltanto un rapporto tra i diritti e tra limiti, diritti e limiti, ma anche limiti connessi alla salvaguardia del nostro patto costituzionale e quindi della nostra Costituzione intesa in senso materiale. Ecco, questo appunto dice perché di questo tema dobbiamo continuare a interessarci, di perché dobbiamo approfondire anche le possibili risposte. Sappiamo che c'è stato un disegno di legge anche che è stato presentato e di cui probabilmente ci parlerà Alberto Di Martino, che anzi fino a un certo punto sembrava, insomma, dovesse essere di immediata approvazione, poi come sempre le cose in Italia, insomma, o spesso le cose in Italia, queste leggi che, insomma, diventano urgenti nel giro di una settimana, poi caduto il momento dell'urgenza nessuno ne parla più, e mi pare che anche questo disegno di legge abbia subito questa sorte. Però insomma, questo indica che evidentemente non è un tema soltanto rivolto al passato, ma che guarda anche al nostro futuro. Ecco, ne affronteremo allora l'argomento quest'oggi con una pluralità di relatori, pluralità non solo perché sono tanti o più di uno, ma anche perché provengono da diverse esperienze culturali, di ricerca e di formazione. Iniziamo questo giro di interventi con la dottoressa Valeria Galimi, che è dell'Università ora della Tuscia, ma che è una, insomma, è passata da qui, insomma, perché si è laureata a Firenze, poi ha svolto la sua attività di perfezionamento in storia contemporanea presso la nostra scuola e poi ha proseguito il suo itinerario di ricerca a Parigi presso l'Institut d'Histoire du Temps Présent e l'Università di Roma La Sapienza e altre università, fino appunto ad approdare al momento all'Università della Tuscia. Ha studiato a lungo i temi della storia dell'antisemitismo in Europa nella prima metà del XX secolo. Una sua pubblicazione proprio ha come titolo L'antisemitismo in azione, pratiche antiebraiche nella Francia degli anni 30. E abilitata anche alla funzione di professore di universitario di seconda fascia, e appunto ha fondato nel comitato di redazione di alcune riviste storiche del Novecento, per cui sarà senz'altro il suo un contributo molto interessante al nostro tema, e ringraziandolo ancora per la sua presenza le cedo senz'altro la parola. Grazie, e grazie, ho accettato molto volentieri questo invito perché appunto ritorno dopo alcuni anni, ormai tanti anni, in quest'aula dove ho discusso la mia tesi di perfezionamento sull'antisemitismo francese degli anni 30, che ha tenuto insieme quindi non solo l'utilizzazione dell'antisemitismo in funzione politica nell'ultima fase di, diciamo, della storia della Terza Repubblica francese, ma anche in qualche modo il costituirsi di alcune reazioni appunto dello Stato repubblicano rispetto all'antisemitismo. Cioè ho tenuto insieme quindi i due aspetti anche della reazione repubblicana a questa crescita
molto consistente dell'uso politico dell'antisemitismo, soprattutto nella seconda metà degli anni 30. E in questo contesto quindi ho ricostruito una dei procedimenti giuridici, appunto antisignani a quelle discusse oggi, perché nel 1939 la scelta del governo francese, con il decreto Marchandot, è quella di promulgare una legge che vietava i propositi antisemiti e razzisti sulla stampa. È una legge che quindi ha una lunga gestazione, che poi ho ricostruito insieme ad altre misure di contrasto alla diffusione dell'antisemitismo, e che vede al centro proprio tutta la discussione sul diritto di parola e di espressione. È una legge che viene applicata, e ci sono alcuni processi che appunto ho seguito nel mio lavoro, e che è uno degli atti, e appunto è questa legge è al centro, uno dei primi atti che il governo di Pétain, cioè all'indomani della sconfitta nel giugno del 40, in qualche modo tiene in considerazione, perché uno di questi primi atti è quella di abolire la legge del decreto Marchandot. E questa abolizione della legge fa sì che di nuovo sulla stampa francese, a partire da questo momento, cioè con la sconfitta la sconfitta della Francia, quindi il costituirsi di questa nuova figura dello non più République ma État français, quindi con questo regime autoritario, in una chiave di appunto di paese che collabora a questo punto con la Germania nazista, l'antisemitismo di nuovo ha una funzione di intervento nello spazio pubblico e in qualche modo rientra a essere uno dei fondamenti ideologici di questo nuovo Stato. Questo per dire appunto che oggi ho scelto di dare un contributo a questo incontro, facendo una serie di riflessioni proprio da questo osservatorio, questo campo di osservazione per me privilegiato, che è appunto la Francia, questa prospettiva storica di lungo periodo, in cui non solo l'antisemitismo ma anche il negazionismo e la reazione al negazionismo, secondo me, hanno in qualche modo costituito un modello che anche in Italia è stato in qualche modo visto e tenuto sotto controllo. C'è da dire che è difficile in questo momento, in questo 27 gennaio, sfuggire anche a una tentazione di essere legati all'attualità di quello che è successo nelle scorse settimane, no? Per cui la tentazione forte, perché di rivolgere e tornare a riflettere in qualche modo, a cercare di analizzare gli attentati terroristici delle ultime settimane a Parigi, uscendo un po' dallo shock e dall'emozione, ma provando a in qualche modo interrogare, utilizzare le nostre categorie di analisi, è comunque in qualche modo forte. Mi riferisco quindi non solo all'attentato dei giornalisti del giornale satirico Charlie Hebdo, che è proprio al centro di tutta la discussione sul diritto di stampa e diritto di parola, ma anche all'uccisione degli ostaggi. In realtà che quella vicenda di sangue ha una chiara matrice antisemita, che in qualche modo riporta la natura e l'essenza dell'antisemitismo francese sull'oggi, e ancora a una vicenda che forse nell'emozione di quei giorni è sfuggita ai più, che però è altrettanto interessante, cioè l'arresto qualche giorno dopo, il 14 gennaio, per apologia del terrorismo, di questo comico Dieudonné, che è stato nei mesi precedenti e nell'anno precedente al centro di una polemica molto accesa sul negazionismo e l'antisemitismo. Questo per dirvi che in qualche modo
Il mio, in questa diciamo, discussione dove si, in qual, l'intenzione è di inserire voci diverse, appunto formazioni e campi di sapere diversi, il tentativo è provare a costruire una riflessione comune su come in qualche modo interrogare, intervenire, contrastare il negazionismo tra storia e diritto. Quali sono sostanzialmente, penso che ci poniamo tutti la domanda, quali sono i mezzi più efficaci per arrivare a, a appunto provare a comprendere, a contrastare. La domanda che in qualche modo è precedente è quali sono le forme poi che il negazionismo assume il giorno d'oggi, come è cambiato e quali sono appunto i mezzi più efficaci per combatterla. Ed è più che nel dare da parte mia, e lo, come dire, lo manifesto subito, delle risposte, proverò a dare degli elementi in qualche modo, a dare dei contributi a una discussione che però è molto aperta, cioè non, io sinceramente le porterò più dubbi che risposte. E inizio proprio da una immagine, vediamo se riesco a, ho solo due cose da farvi vedere perché, vediamo, ecco, scusate. Ecco, inizio solo da un'osservazione. Uno storico con cui io ho lavorato e che è stato poi qui anche nella mia commissione di tesi dottorato, Henri Rousseau, che appunto è uno specialista dell'antisemitismo, della seconda guerra mondiale e del negazionismo in Francia, aveva postato questa foto nella sua pagina Facebook, e non lo faccio a caso, nel senso che è anche un modo per ragionare insieme su quali sono poi i linguaggi, no? Quindi lui pubblica tra i suoi amici, come al solito questa dizione è molto ampia, all'inizio del marzo del 2013 una foto, e questa foto è sostanzialmente il manifesto di una mostra, una bellissima mostra che c'era stata a Parigi al Memoriale della Shoah, di fotografie sulle ghetto, era una serie di foto piuttosto rare che mostravano la vita interna ai ghetti, dove erano rinchiusi gli ebrei prima di essere appunto destinati ai campi e alla deportazione nel centro Europa. Quindi una mostra in uno dei centri di ricerca e memoriale di Parigi, e questa scritta sopra Sabra e Shatila, no? E Rousseau commenta a caldo, ovviamente, nella sua pagina Facebook. Metro Billancourt, quindi una delle stazioni della metropolitana, questo pomeriggio. Un manifesto appunto del Memoriale della Shoah per questa esposizione. Questa scritta dà delle vertigini perché è in qualche modo un concentrato delle tare della nostra epoca: antisemitismo, essenzialismo, responsabilità collettiva attraverso il tempo, no? Presenzialismo, o come il passato diventa conseguenza del presente. Da allo stesso tempo la misura della scemenza antisionista, che è un veritabile flagello per i palestinesi come per gli israeliani. Quindi in qualche modo riassume, no, in modo molto stringato tutto quello che questa immagine in qualche modo incarna. E rispetto a questa immagine c'è tutto uno scambio che poi segue, no, tra i commentatori, e c'è qualcuno che dice, che commenta, è del negazionismo soft, e Rousseau replica: non è a dire il vero del negazionismo, ma è un modo di dire che lo sterminio degli ebrei è in qualche modo giustificato dagli altri massacri commessi 40 anni dopo. Ora, questa scritta appunto è in qualche misura anche un concentrato di quello che costituisce un po' l'insieme di queste mie osservazioni. Da una parte la rapida e sfuggente anche trasformazione del negazionismo in Francia, che si collega, e certamente più che in Italia, e questo lo si è visto anche recentemente, con una tensione che si produce tra la centralità della Shoah, che è al centro di delle politiche della memoria, anche ormai inserita, no, opportunamente, giustamente, nel passato reazionario, con
però le reazioni di comunità che la leggono come estranea, perfino ostile, e fino a vedere qui la sovrapposizione di due eventi storici, come appunto, lo sappiamo bene, la questione dello sterminio degli ebrei con il conflitto arabo-israeliano. E in qualche modo, quando ho osservato questa immagine e ho riflettuto su questa immagine, in qualche modo secondo me riflette anche il senso di impotenza un po' che hanno gli storici. Questa è una bellissima mostra, cioè quando si parlava della ricerca, no? È una bellissima, un bellissimo lavoro di ricerca che in qualche modo è stata strumentalizzata con questo fine, no? E quindi, per chiudere su questa immagine, in qualche modo mi ha dato, insomma, in qualche modo lo spunto di riflettere su questo polo del negazionismo tra storia e diritto, a partire anche dai cambiamenti e delle trasformazioni velocissime, e non, per noi in qualche modo è anche di sempre facilissimo da accogliere, che gli strumenti social network e internet ha prodotto, da una parte come veicoli, come vettori di moltiplicatori di questa presenza, ma anche di tenerlo più sotto controllo, farne una mappatura, no? Ora, il negazionismo in Francia ha una lunga tradizione, non posso qui riprenderla perché vorrei in qualche modo cercare di stare un po' nei tempi e essere conciso, però certamente la Francia ha rappresentato, presenta delle specificità riguardo al negazionismo. La prima specificità del negazionismo in Francia, ed è per questo che poi ha avuto anche un ruolo propulsivo rispetto anche al contesto europeo, è la presenza di intellettuali e di universitari all'interno dell'antisemitismo, del negazionismo francese. Al contrario, ad esempio, uno degli avvenimenti, no, che poi è stato all'attenzione anche degli storici italiani, è stato l'invito di Robert Faurisson, il padre del negazionismo in Francia, all'Università di Teramo, su cui gli stessi storici italiani, compresa la Sisco, si era mobilitata, no, all'epoca. Cioè, l'invito non era tanto o soltanto un negazionista che parla, ma un docente universitario che viene invitato nelle aule universitarie, in un'università italiana, che con questo status interviene pubblicamente. Quindi di questo si stava trattando. La Francia quindi ha presentato, quindi in qualche modo cerco di darvi degli elementi storicizzando un po' questo il carattere del negazionismo del dopoguerra, ha presentato a partire soprattutto dalla fine degli anni 70, intorno a questa figura di Faurisson, che era docente all'Università di Lione, che scriveva su Le Monde e quindi ha scritto, diciamo, su un giornale, uno dei giornali più, diciamo, riconosciuti e prestigiosi della comunità, riconosciuti appunto nell'opinione pubblica francese, alcuni articoli dove si mettevano in luce alcuni dubbi sulla sul discorso prevalente delle camere a gas e della Shoah. Questa presenza di Faurisson poi nel dibattito pubblico è seguita anche da una persistenza di alcune posizioni negazioniste sempre all'interno dell'Università di Lione. Lione 2 lo insegnava Faurisson, Lione 3 ci sono stati poi negli anni, soprattutto a partire degli anni 80 e 90, alcune vicende, diciamo, che hanno portato, che hanno dato degli scandali, luogo a dei dibattiti, perché si erano discusse all'interno dell'università alcune mémoire de maîtrise, oppure comunque lavori universitari di stampo negazionista. Quindi a metà degli anni 2000
il Ministero dell'Educazione Nazionale incarica un gruppo di storici di fare una inchiesta sulla presenza delle posizioni negazioniste all'interno delle università. Questo è solo una, non posso entrare nel dettaglio di questa storia, è uscito un rapporto che ha mostrato questa presenza di alcune posizioni negazioniste. Una di queste figure messe, diciamo, sotto accusa è un docente di glottologia sempre di Lione, che poi era anche militante del Fronte Nazionale, Bruno Gollnisch, che poi diventa parlamentare europeo. Quindi in qualche modo, come dire, c'è una presenza nelle file e negli ambienti universitari e intellettuali di posizioni negazioniste. C'è però, come in qualche modo questo rispecchia anche il mio lavoro di ricerca, diciamo della ricerca della tesi, quello che si nota in Francia è anche una attenta reazione nel monitorare e nel tenere sotto controllo questa presenza all'interno di questi luoghi, che sono luoghi deputati per l'educazione. Quindi è chiaro che in questo caso le implicazioni e i riflessi sono appunto complessi ed evidenti. L'altro ambito di indagine in cui diciamo l'intervento, no? Che in qualche modo richiamo rapidamente e che in cui la Francia si è mobilitata in qualche modo è stata un paese precursore, un modello, è su quello che abbiamo richiamato, quello che viene chiamato il complesso delle leggi memoriali. Ora, recentemente uno storico molto avvertito che si chiama Marc-Olivier Barouche ha pubblicato appunto l'anno scorso un volume che ha come titolo delle leggi indegne, gli storici, la politica e il diritto, proprio diciamo una messa a punto molto che discute fino in fondo la questione delle leggi memoriali in modo anche piuttosto critico. Innanzitutto noi sappiamo che la Francia promulga nel 1990 la legge Gesso. La legge Gesso è quella appunto che vieta il reato del negazionismo. È una legge molto contestata in qualche modo, che ha scarsissima applicazione, ma questa legge è stata un modello per tutta un'altra serie di norme che hanno seguito la promulgazione e che hanno avuto un ruolo diverso, nel senso che nel 1990 c'è questa legge contro il negazionismo e quindi contro il reato di negazionismo, che in qualche modo definisce il reato di negazionismo e vieta quello come il decreto Marchandot, propositi antisemiti e razzisti. Poi insieme a la legge che so diventa un modello per tutta una serie di leggi che poi prendono il nome di leggi memoriali e che non sanciscono tanto dei reati, ma sono leggi di riconoscimento. Quindi a partire da in questo complesso c'è il riconoscimento della tratta degli schiavi, c'è il riconoscimento del genocidio degli armeni, ci sono tutta una, fino alla legge Tubiraura, non posso entrare nel dettaglio, però in qualche modo fino alla legge del 2005, che è stata una legge molto discussa, sotto il governo Chirac intendeva promuovere il ruolo positivo della colonizzazione. Questa proposta di legge del 2005, che aveva come obiettivo principale quello di intervenire nei programmi scolastici, ha dato vita a una mobilitazione molto forte e molto attiva, rispetto agli storici, che hanno iniziato una serie di
una mobilitazione, la firma di una serie di petizioni e appunto soprattutto in nome della libertà per la storia. E si ritorna qui a quanto veniva appunto richiamato nell'introduzione del professor Rossi sulla questione della libertà della ricerca. Cioè, qui è uno dei nodi appunto che io porto in qualche modo alla discussione, in cui storia e diritto, invece di sorreggersi come in altre circostanze, si scontrano e in qualche modo gli storici rivendicano la libertà di praticare la ricerca storica senza in qualche modo l'intervento di legislativi che diano gli indirizzi, no? E questo è un altro degli elementi. Non ho appunto ora, come potete immaginare, qui le questioni sono molto complesse, sono anche molto ampie. Chiudo però su diciamo su un richiamo che ho fatto anche rapido e su come in qualche modo il negazionismo si è recentemente molto, e la diffusione e quindi anche la sua definizione si è recentemente molto modificato grazie all'utilizzo di internet e dei social network. E vi do qui solo due esempi, poi se volete lo riprendiamo. Innanzitutto ora questo volevo cliccare e farvi vedere, questo è uno dei siti, dei tanti siti che esistono, che in qualche modo, dove voi potete trovare materiale negazionista. Cioè internet è diventato, e quindi il negazionismo oggi, e potete immaginare le misure per controllarlo, tenerlo sotto osservazione, per reprimerlo, sono diventate molto più complesse, perché la diffusione di questi materiali, che fino a qualche anno fa, qualche decennio fa, erano limitati a case editrici di molto di nicchia, con una diffusione in qualche modo appunto molto, molto ristretta e limitata, adesso sono a portata di tutti. Si trovano appunto testi, i classici del negazionismo, qui si trovano solo se, questo è appunto la versione francese, si trovano i classici dell'antisemitismo, del negazionismo, che sono proibiti, no? Ad esempio i pamphlet di Céline non si possono ristampare, qui si trovano, ma si trova anche molto altro materiale. Quindi c'è un problema dello sviluppo, cioè della diffusione in qualche modo incontrollata, incontrollabile appunto del materiale del negazionista e dell'antisemitismo. L'altra questione è, ritornando a Dieudonné, è sempre un caso, però è un caso che ha dato molto scalpore. Dieudonné è un comico del Camerun che fa degli spettacoli, appunto, fa degli spettacoli in teatro, e l'anno scorso è entrato all'onore delle cronache perché appunto Dieudonné faceva degli spettacoli e ha introdotto in qualche modo questo gesto, un gesto che si chiama della quenelle, che è un gesto con il braccio sostanzialmente. Però se qualcuno di voi e noi che abbiamo studiato l'antisemitismo, insomma le matrici e gli stereotipi dell'antisemitismo, potete immaginare, cioè se osservate questa diciamo questa fattura di questa immagine, è ovvio che qui c'è un richiamo molto chiaro e un utilizzo molto chiaro degli stereotipi, no? L'idea proprio del complotto giudaico che no? Quindi Dieudonné utilizza nei suoi spettacoli un antisemitismo virulento, molto appunto violento, che in qualche modo ha avuto un riscontro, una accoglienza molto ampia nella popolazione. La cosa che, questo è un altro indirizzo, se volete andate a vedere perché non posso cliccare, questo gesto della quenelle è diventato un gesto, come si dice, virale, cioè tra i francesi. Lui scrive quindi su Facebook, sui mezzi di comunicazione, sui social network, Dieudonné invitava a inviare delle foto di questo
CNEL, che è un gesto, come dire, di tipo politico, anche di reazione al sistema sostanzialmente, però con questa chiara valenza antisemita. Questa è una trasformazione, no, dell'uso dell'antisemitismo, cioè non si può in qualche modo negare che Dieudonné utilizza un linguaggio violento e fortemente antisemita. In nome di questi suoi interventi, di questa violenza utilizzata negli spettacoli, lui è poi stato anche condannato. Quando, e qui chiudo perché effettivamente avevo preso troppo tempo, quindi in qualche modo secondo me questo affare di Dieudonné è, ritornando a quello che dicevo all'inizio, cioè che Dieudonné è stato coinvolto, no, negli affari, nelle vicende degli attentati recenti, perché per apologia di terrorismo ha detto je suis culabili, cioè io dico invece di essere je suis Charlie, anche lì è questa reazione, diciamo, di tipo emotivo popolare, dice io sono l'attentatore. Rispetto a questo affare di Dieudonné, a questa, diciamo, a questo intervento, ci sono state molte reazioni che hanno detto attenzione, però qui utilizziamo, questo è ad esempio l'articolo è il titolo di un articolo della stampa italiana, che due pesi e due misure, no? Dice noi diciamo in qualche modo difendiamo la libertà di stampa, la libertà di espressione di Charlie Hebdo contro di critica ampia, e però siamo favorevoli alla repressione di Dieudonné, non cogliendo che non si tratta di libertà di espressione e che non si tratta di due pesi e due misure. Mi fermo qui. Bene, grazie molto dottoressa Gallimi per questo quadro che ci ha illustrato l'esperienza francese, ma è un'esperienza che poi è un punto di riferimento anche per altri ordinamenti. E mi pare utile sottolineare, tra le molte considerazioni e osservazioni che sono state fatte, ecco, come lo stretto legame tra negazionismo e ambito intellettuale, culturale, addirittura universitario, che forse è, non può essere diversamente, perché forse se il negazionismo fosse più di matrice popolare o, diciamo, non intellettuale, forse sarebbe anche meno poi considerato, meno seguito, insomma sarebbe a livello di tante così idee che ci sono, ma insomma che non hanno nessun credito, mentre proprio il fatto che ci sia questa validazione, diciamo, a livello intellettuale, che poi porta anche a, insomma, alla sua diffusione, anche a rischi, insomma, e al pericolo che questo comporta. Ecco, poi questo sull'ambito universitario invece meriterebbe anche un'ulteriore considerazione e riflessione, perché certamente, insomma, lo studioso universitario ha un po' tra i suoi obiettivi fondamentali quello di dover essere originale, no? E a volte si è originali per forza, insomma, anche contro l'evidenza. Non so, probabilmente se si contassero il numero di citazioni di questi signori, probabilmente sarebbero tra i più citati, no? E quindi tra quelli meglio considerati nel sistema universitario, perché visto quanto ha scritto, quante cose, come viene citato, pubblicato, il che a volte, insomma, non a volte, insomma, ci fa capire anche che a volte i criteri di valutazione della qualità della ricerca meriterebbero forse di essere riconsiderati, no? A volte essere citati tanto non è indice di qualità, ma al contrario. Affrontiamo ora gli aspetti, diciamo, più giuridici, probabilmente, con il professor Alberto Di Martino,
lo dico non perché ho sentito di che cosa parlerà ora, ma perché conoscendolo e conoscendo la sua matrice culturale, penso che affronterà il tema con riferimento appunto alla dimensione giuridica e in particolare alla possibilità o meno di introdurre e all'utilità di introdurre sanzioni penali per questo tipo di attività. E per cui non lo presento, ma sono professor Alberto Martino, professore di diritto penale alla Scuola Superiore Sant'Anna e è uno dei più validi esponenti della scienza penalistica non solo a livello nazionale, per cui senz'altro ci dirà cose di grande interesse. Tralascio questa presentazione, però prometto anche che non cercherò di parlare di tutto, ma sono disponibile, sono un ascoltatore, con diritto, con il privilegio di poter interloquire subito e poi spero, confido di ascoltare interventi e di poter discutere sia con la Valeria Galimi sia con Ilaria Pavan, perché tanto tu non lo usi. No, io non lo uso, sono un rustico. No, sì, poi lo usa lei. Lei però lo usa dopo. Però si potrà riaccendere, come si spegne si potrà anche riaccendere. Confido di sì. E quindi sottopongo veramente poche questioni, nessuna soluzione, poche questioni alla discussione. Riprendo una citazione che ho trovato, confesso sono un diportista di questi argomenti, però una citazione che ho trovato da uno storico molto noto, affidabile, cioè Emilio Gentile, una citazione di uno dei sette savi, non si sa se sia veramente esistito, però la citazione è interessante e che vale sicuramente per il giurista, e da questo partirò effettivamente, cioè un tal Misone di Chene che rientra a volte negli elenchi, a volte no, e comunque la sollecitazione è particolare, e cioè richiede di indagare le parole a partire dalle cose, non le cose a partire dalle parole, e siccome il negazionismo si esprime per l'appunto mediante la dissociazione tra la parola e la realtà, esprime un discorso che è dissociato dalla prova, per così dire. Io mi ancoro innanzitutto, i giuristi sono molto noiosi, alle cose, e le cose dei giuristi sono in questo ambito le norme, in particolare le norme penali. Il diritto penale è ovviamente nell'ambito di queste discussioni alate sul rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero, libertà di informazione, limite alla libertà, è il convitato di pietra. Alla fine poi ciò che precipita, ciò dove precipita la discussione è una norma penale, cioè chi nega viene punito. Questo è l'atteggiamento, per così dire, che in Italia per la verità non è ancora totalmente vero, si è tentato di introdursi in una corrente normativa che peraltro in Europa è ben attestata e ben rappresentata. Su questo non voglio entrare ora nei dettagli degli aspetti comparativi perché non è possibile, ma ci accontentiamo per ora di questo per poi soffermarci su un aspetto specifico del rapporto tra le proposte italiane e le sollecitazioni sovranazionali. Il riferimento, mi è stato chiesto in effetti in particolare anche di soffermarmi su questo, è a un disegno di legge numero 54, poi arenatosi variamente, credo ancora al Senato, non so esattamente dove, ma nel quale effettivamente tra le varie proposte era filtrata, la proposta più problematica sia per gli storici che per i giuristi, davanti alla quale peraltro l'atteggiamento è stato molto dibattuto, controverso, e lo dirò ricordando più che ovviamente le figure del dibattito un aneddoto che forse è più espressivo. Questo disegno di legge mirava ad introdurre, questo è abbastanza noto credo, salvi termini, introdurre un reato specifico, una norma cioè che punisce con la reclusione fino a 3 anni, cioè da almeno 15 giorni, che è il limite minimo della pena della reclusione in Italia, fino a 3 anni e con una multa di un importo più o meno sensibile, fino a 10.000 euro, chiunque pone in essere attività di apologia, negazione, minimizzazione dei crimini
di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti da alcuni testi, in particolare dallo Statuto della Corte Penale Internazionale, nonché chi propaganda idee, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale o informazioni con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, ovvero con particolare riferimento alla violenza e al terrorismo, se non punibili già come più gravi reati, chi fa apologia o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, eccetera. Insomma, una accumulazione di requisiti dei quali seleziono ora solo quello che arbitrariamente abbiamo scelto da discutere nell'incontro di oggi, cioè l'aspetto relativo alla negazione. La negazione si accompagna, l'ho detto molto velocemente, non ho una diapositiva e me ne scuso, ma insomma l'apologia o la minimizzazione, questi sono i termini. Quindi il reato è costruito, si aspira a costruire un tipo di reato. Se questo è l'oggetto dell'interesse penalistico, devo dire che mi pare in realtà un obbrobrio isolato, malsano, che è bene lasciare. Ora l'abbiamo organizzato assieme alla Scuola Normale, ricordando l'eredità di Luigi Russo, che nella rivista Belfagor aveva una rubrica per un certo tempo che, se non mi sbaglio, era un sottoscala letterario, qualcosa di simile, l'intitolazione era sotto, lasciamolo nel sottoscala delle minuterie penalistiche, perché è una cosa vergognosa, perché semplicemente incrimina l'espressione effettivamente in questo caso di una opinione al di là di quello che è richiesto anche dagli strumenti internazionali, senza richiedere ulteriori elementi correttivi, se non che poi vedremo che questo giudizio a sua volta non è nemmeno così universalmente condiviso. La questione è seria, non c'è un sapere condiviso da trasmettere. L'aneddoto, parlo per i giuristi, poi per gli storici sono persone molto più informate di me, ma quando si sembrava, appunto, c'è stato un momento, il momento in cui il Presidente della Repubblica disse, beh, insomma, domani, domani o al più tardi, dopodomani, sa da introdurre una fattispecie di questo tipo, cioè questa fattispecie, c'è stato un momento in cui la neocostituita da poco per ragioni legate alle vicende della valutazione universitaria, associazione dei professori di diritto penale, credo che si chiami esattamente così, della quale anch'io, ahimè, faccio, insomma non si può dire, però diciamo faccio parte, sono iscritto, professore, si chiese se non era il caso di rappresentare la necessità di una posizione unitaria dell'associazione italiana dei professori di diritto penale, che di fronte a una marcia indietro rispetto alle acquisizioni illuministiche per cui non si risponde per il foro interno, cioè per l'opinione, ma si risponde per fatti, si risponde per condotte, si risponde per, dice l'articolo 25 della Costituzione, per arrivare a un principio fondante, nessuno può essere punito se non per un fatto, non per un'opinione. L'eresia non è punibile, la stregoneria non è un fatto. Qui si torna, si fa marcia indietro di più di 250 anni, si torna appunto all'espressione delle opinioni più folli, più balzane, è il sabba stregonesco della vicenda della punizione in questo caso. Sabba dice, ma sai, non è mai successo niente e quindi ti punisco perché dici che non è mai successo niente, ti punisco perché dici che insomma questa è la situazione. Il negare l'esistenza del demonio era una forma, per l'appunto, come gli storici ci hanno insegnato, era una forma di, credo, eresia a sua volta, insomma, per cui poteva degenerare come tale, e quindi l'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale sicuramente ci avrebbe detto no, questo non è possibile, non è stato. Quindi si è aperto un dibattito, si è cercato di aprire un dibattito, ma intanto cominciarono ad emergere le posizioni variamente distinguo, divergenti, più o meno, e alla fine dice, ma insomma, prima di prendere una posizione apriamo un dibattito. Si è aperto un non dibattito, nel senso che è stato postato un articolo di un noto professore di Bologna, al quale non è seguito assolutamente niente. Il silenzio totale, radicale, cioè il dissenso radicale, è emersa l'impossibilità di assumere una posizione comune, perché le posizioni si divisero tra chi dice no, attenzione, perché qui è in questione
un aspetto serio di condivisione dei valori fondanti delle società democratiche, che il negazionismo non disconosce in termini che non sono riconducibili alla libertà, all'espressione della libertà di pensiero, ma in termini che sostanzialmente privano di base proprio il sostrato effettivo della condivisione, cioè la precondizione per poter parlare di e in società democratiche. E questa capacità di sottrarre il terreno sottrarre cioè la precondizione, la condivisione di una base comune in termini di realtà è un dato talmente grave e talmente pericoloso da necessitare un intervento anche penale. Dopodiché i distinguo nacquero anche sull'oggetto del negazionismo, cioè quale tipo di negazionismo ha queste caratteristiche. Solo il negazionismo della Shoah, qualcuno ha detto, ma non negare genocidi di altro tipo. Il problema è nato per esempio in relazione al genocidio armeno. Ma poi si è discusso, ma è un genocidio accertato dal Tribunale Internazionale per il Ruanda? O il genocidio accertato da un tribunale nazionale? Oppure i crimini contro l'umanità? E perché il genocidio? Perché il genocidio, dicono gli internazionali penalisti, è il crime of crimes, cioè il più grave tra i crimini internazionali, ma in realtà in Darfur, se anche non si potesse parlare di genocidio, sicuramente c'è una dimensione di scala di atrocità, appunto, mass atrocities, che anche se non è giuridicamente qualificabile come genocidio, sicuramente è etichettabile come crimine contro l'umanità, e sono crimini di dimensioni che attingono tranquillamente il cosiddetto male assoluto. Allora, quali genocidi tuteliamo? Tuteliamo la Shoah e perché non gli altri? E qui la discussione giuridica ovviamente si richiama in letture più o meno superficiali, più o meno approfondite, di discussioni che in realtà sono maturate in ambiente storico, dove pure vi è forse stata una maggiore omogeneità, ma la discussione è aperta, la discussione cioè se vi sia una differenza reale tra il genocidio inteso come olocausto, tra l'olocausto e altri genocidi, cioè se si possa dire che l'olocausto è genocide, cioè è un genocidio, oppure è il genocidio, cioè quale differenza qualitativa esiste tra olocausto e genocidio? E c'è una corrente, mi risulta dalle mie letture diportistiche, appunto, secondo la quale, di fronte appunto ai tentativi di relativizzazione della dimensione della Shoah, relativizzazione in questi termini, cioè di inserzione della Shoah in un contesto di bloody epoch, cioè di epoca di sangue, che è stato il Novecento, dice no, in realtà l'olocausto ha la caratteristica di voler sradicare una sorta di spirito ebraico dall'universo, cioè qualcosa, negazione del diritto ad esistere come membro della collettività umana che non ricorre sempre. Quindi non c'è stata nessuna omogeneità di valutazione. E siccome sul contenuto, dice, che cosa puniamo? Non c'è stata nessuna uniformità e non c'è un sapere condiviso, è possibile solo la discussione. Io partirei dai piedi della discussione, cioè in qualche misura esponendomi a quell'obiezione che non mi ricordo chi fece a chi, ma insomma la ricordo perché la descrizione evocativa dice: ma tu dipingi il leone partendo dagli artigli, che non sono l'esatta caratteristica di un leone, però di lì poi si può risalire alla fisionomia della questione. Credo che il principale problema, al momento quantomeno, il principale problema della punizione dell'olocausto, se prescindiamo dall'aspetto relativo a che cosa viene punito, è il perché punirlo e il modo con cui punirlo. Parto cioè dalla pena. Qual è la pena proposta? La pena proposta è la pena detentiva. È proposta non solo per la verità, non solo, e non è questa la questione più importante, perché poi dalle pene detentive si passa velocemente a quelle pecuniarie, e quindi ancorare il discorso a questo aspetto delle proposte legislative in corso è pericoloso, è accaduto già per esempio per il cosiddetto reato di clandestinità, ma
c'è una direttiva, come noto, una decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 28 novembre 2008, la decisione 913, che insomma credo moltissimi di voi conoscono, che nel invitare gli stati a introdurre norme penali in funzione di armonizzazione contro fenomeni che sono descritti per la verità in modo in parte diverso, molto sensibilmente diverso dalla proposta italiana, richiede proprio che ciascuno Stato membro adotti misure contro condotte, fra l'altro, di negazione o minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio definiti come li definisce in effetti anche la proposta di legge italiana, richiedendo che questi siano puniti con sanzioni penali che prevedono la reclusione per una durata massima compresa almeno tra 1 e 3 anni, può arrivare, come in Austria accade, fino a 20 anni, per esempio, fino a 20 anni di reclusione. Parto dai piedi, mi dico parto dalla pena, ma se partiamo dalla pena, di fronte a questi fenomeni ha senso la pena detentiva? Devo dire effettivamente che su questo forse la risposta è più agevole rispetto alla stessa legittimazione della penalizzazione dei contenuti. Sicuramente se la pena è la pena detentiva, non ha senso. Non ha senso perché si tratta per varie ragioni che le lascio sottintese, chi vuole può intervenire se crede, se il tema interessa. Direi essenzialmente che si tratta di delinquenti per convinzione, rispetto ai quali la mera punizione intimidativa è priva di qualsiasi tipo di efficacia. Quale efficacia può avere, quale prospettiva di risocializzazione dovrebbe avere un delinquente da ipersocializzazione, casomai quale può essere quello si connota come il delinquente ideologico per negazionismo. Ma poi in realtà il problema si pone anche all'interno delle mura carcerarie, nel senso che un delinquente di questo tipo all'interno del carcere dovrebbe essere ulteriormente carcerizzato in camere di sicurezza, perché quello non vede l'ora di far proselitismo, che guardate non è affatto un problema teorico, perché è precisamente il problema che si pone per i terroristi: se li richiudete fanno proselitismo. Ed è un tema reale che si constata nelle carceri attuali, dove il problema esiste, perché, come ben sa qualcuno che è qui in sala, spesso il problema è che si radicalizzano atteggiamenti come quello di non lavare i propri vestiti assieme a quelli degli altri detenuti e di pretendere di stirarli in uno stendino autonomo, che non è disponibile, e questo provoca delle lotte, perché si fanno le lotte per lo stendino, dove stendere i propri panni che non possono essere contaminati con quelli di appartenenti ad altre religioni o peggio di appartenenti a nessun credo. Quindi i problemi sono reali, i problemi sono corposi e la carcerizzazione porterebbe semplicemente ad un surplus di aggravamento in questi temi. Sono ottimisti gli storici come Carlo Ginzburg che solo oggetto di ammirazione da parte mia, però è addirittura ottimista quando dice questi se vengono processati, non dico puniti, ma addirittura solo processati, non si tratta che di una cassa di risonanza che amplifica per l'appunto il loro desiderio. Il carcere è esattamente l'amplificazione del desiderio, potenzia la pulsione libidica della diffusione delle idee. Questo è l'unico effetto che il carcere può produrre, così come è noto che sia scuola di criminalità. Questa è la realtà. Quindi dal punto di vista della pena, sicuramente se l'approccio è quello carcerario, siamo completamente fuori strada. Dopodiché c'è il problema di che cosa si punisce, perché si punisce in effetti, perché si punisce. L'interrogativo del perché si punisce lo lascio alla discussione. Mi chiedo soltanto se l'interrogativo del perché si punisce non si colleghi strettamente all'interrogativo del perché si nega. È la domanda sul perché centrale, cioè qual è la ragione che sottende questo tipo di atteggiamenti? Perché descrivere l'atteggiamento è rimanere in qualche misura ancora alla superficie delle cose. Siccome la pena però mira effettivamente a, almeno nel suo auspicio verbale, non solo a
escludere dal consorzio sociale, ma ipoteticamente a valorizzare nel senso di proiettare i valori sociali sul soggetto per cercare una negoziazione tale da ricondurlo all'interno di questi valori, ma ecco, se non si capisce perché il soggetto nega, non è plausibile nessun tipo di attività risocializzante, tra virgolette, in qualunque senso questa direttiva finalistica costituzionale contenuta nell'articolo 27 possa essere intesa. È una polemica aperta, ma qualunque senso si possa predicare di questo requisito della risocializzazione, le pene devono tendere a risocializzare, alla rieducazione, si dice, figuriamoci, all'educazione. Se non si capisce il perché del negazionismo, non si capisce il perché della pena. E questo è il punto. Non si capisce il perché della pena, il che supera tutti gli aspetti legati ai problemi, diciamo, di, come si dicono i penalisti, di tipizzazione del fatto, cioè quali sono le condotte che devono essere incriminate. Devo dire, in questo la semplice espressione di un'opinione, quando anche pericolosa, non può essere oggetto di incriminazione, pena l'arretrare di più di 250 anni, per ragioni che casomai potremo discuterci. Ma perché siete così fissati col fatto? Anche le opinioni, le parole sono pietre, come ha scritto, come ha ricordato un costituzionalista, tifando, per così dire, per la penalizzazione di queste opinioni. Certo, almeno il requisito del pericolo per l'ordine pubblico, come diremmo noi, o per la pace sociale, come dicono i tedeschi, almeno questo requisito dovrebbe essere previsto. Rispetto a questo requisito ci sono poi dei problemi di prova. Manca un minuto. Mi ero guardato. Manca un minuto e ho veramente finito. Ti volevo dire che tra un minuto sono 20 minuti. Perfetto. su questo dice, questo requisito è oggetto di prova difficile, oggetto di prova praticamente impossibile. Come si fa a dire che un'opinione turba la pace sociale? La turba quando si lega ad atti, ma gli atti sono già puniti. Quindi questa no, cioè puniti in termini che casomai vi potremmo spiegare o ricordare nel corso della discussione, ma sono già puniti, cioè chi commette atti di discriminazione è già punito, non c'è bisogno di punire la negazione. E su questo forse abbiamo qualcosa da imparare dalla Corte Costituzionale tedesca, dove, a proposito di problemi del negazionismo e del neonazismo, qualcosa ne sanno. In due sentenze, una del 2000, tutte del novembre, 2009 una e 2011 l'altra, la Corte Costituzionale tedesca, pur ammettendo la costituzionalità della punizione della cosiddetta Auschwitz-Lüge, appunto il reato che punisce variamente la negazione, in questo caso riferita solo al genocidio della Shoah, non mi trovo le sentenze, ma cito così, nel novembre 2009 e del novembre 2011, ha detto: guardate che in realtà ciò che costituisce una barriera insormontabile da parte del legislatore, che non è, appartiene in questo caso alle barriere non negoziabili, avrebbe detto un vecchio poeta latino, non licet transilire lineas impune, cioè questa è una linea che non si può toccare. Le opinioni, quand'anche stupide, quand'anche pericolose, quand'anche contrarie al senso comune, quand'anche destituite di fondamento, quand'anche scollato dal reato, le opinioni come tali non sono punibili. Sono punibili solo se innescano qualche cosa, poi i criteri di innesco, questi li vedremo. Questi sono limiti per il diritto penale, dicevo, io li ricostruirei piuttosto partendo dalla insensatezza della pena che non dalla insensatezza del precetto. Ma questo è quanto, dite, è poco, però ne parleremo. Grazie. Grazie al sempre pirotecnico Alberto Di Martino. E certo, si potrebbe a lungo ragionare, no? Perché questo argomento che Alberto Di Martino adduce, si potrebbe dire che prova forse un po' troppo, perché allora bisognerebbe capire per tutti i reati se la pena detentiva
è funzionale al fine rieducativo o a, insomma, che un truffatore possa guarire dalla sua malattia stando in carcere, io ho qualche dubbio. No, appunto, allora si potrebbe dire affidiamolo ai servizi sociali, questo, non so se questo poi risolverebbe, come alcuni esempi recenti ci dimostrano, del tutto il problema. Ma c'era un altro aspetto del disegno di legge che, quando l'avevo visto, mi aveva particolarmente colpito, perché veniva punita qualsiasi espressione legata al negazionismo, in qualsiasi luogo, in qualsiasi circostanza questa fosse espressa. Per cui immaginavo il caso in cui un padre, una madre, un figlio in una cena familiare dicesse una cosa di questo genere, doveva scattare immediatamente la denuncia, no? Per non parlare di un tema a scuola. Quando uno un tema a scuola diceva, ma io forse penso che il negazionismo, subito allora chiamare i carabinieri, la professoressa da chiamare, cioè diventava appunto una norma del tutto manifesto, insomma del tutto inapplicabile, insomma. Però proprio questo, insomma, tocca, al di là di, insomma, di questi problemi che pur, insomma, non sono secondari per un giurista, ma tocca proprio il tema di qual è il limite del diritto, insomma, dove delle cose gravemente sbagliate, immonde, eccetera, devono essere evitate attraverso la cultura, attraverso la convivenza, attraverso il comportamento delle persone, e quando invece bisogna chiamare i carabinieri, insomma, cioè quando bisogna far intervenire il diritto e i suoi strumenti. Ecco, questo è certamente un tema centrale che riguarda non solo il negazionismo, ma riguarda tanti altri fatti della vita. Allora, a questo punto, diciamo, ritorniamo sul côté storico con la dottoressa Ilaria Pavan, che è, insomma, è una frequentatrice assidua dei rapporti con la Scuola Sant'Anna, pur provenendo dalla scuola normale, ma insomma la tolleranza è ormai si è nostra, certo. No, anzi, insomma, la dottoressa Pavan, devo dire che è preziosa collaboratrice anche della scuola per tante iniziative in comune che abbiamo realizzato. Anche la dottoressa Pavan si è occupata di questi temi, ha scritto, ad esempio, ha curato un volume sugli ebrei in Italia tra persecuzione e reintegrazione postbellica insieme a Guri Schwarz, e tra i suoi temi di ricerca c'è appunto il tema degli ebrei in Italia dall'emancipazione al secondo dopoguerra, il tema dell'antisemitismo in Italia, il fascismo e così via. Quindi la ringrazio ancora per la sua disponibilità e senz'altro le cedo la parola. Grazie mille. Dovremmo riaccendere. Ah, ci vuole un po'. Vabbè, allora intanto prendo un po' di tempo. Vi ringrazio per questo invito. Per me è sempre un piacere tornare alla Scuola Sant'Anna. E, in realtà, una brevissima premessa, a differenza dei colleghi che mi hanno preceduta, io non parlerò strettamente di negazionismo perché non me ne intendo assolutamente, quindi è sempre buona norma tenersi lontano da argomenti che si frequentano poco. E, ecco, e parlerò di un tema apparentemente trasversale a quello che è oggetto dell'incontro, ma che spero che alla fine del mio intervento si possa capire il collegamento implicito, ma forse neanche troppo, a certe forme di negazionismo, o per meglio dire, anticipando un po' le mie conclusioni, a certe forme di non conoscenza e inconsapevolezza storica che forse sono proprio alla base del negazionismo e ci riportano a quella domanda del perché si nega come punto fondamentale della riflessione. Il titolo è appunto La Shoah, i processi degli anni 90, il caso italiano in prospettiva transnazionale, un titolone un po' lungo. Riguarda quindi il mio intervento il riemergere
collocabile cronologicamente a metà degli anni 90, di una nuova ondata, se così la possiamo chiamare, di processi, quindi abbiamo sempre a che fare con il campo giudiziario, iniziative giudiziarie che riguardano il ripristino di una serie di diritti degli ex perseguitati della Shoah, soprattutto ripristino di diritti legati ad aspetti patrimoniali che la Shoah aveva ampiamente calpestato. Che caratteristiche ha questa nuova ondata degli anni 90? È un fenomeno assolutamente transnazionale, potremmo dire globale, che coinvolge un alto numero di paesi, soprattutto del mondo occidentale. È che al centro, la seconda caratteristica, è che al centro di questa fase di rivendicazioni, appunto, vi sono, come ho detto, accennavo, diritti patrimoniali calpestati durante la persecuzione. Espropriazione di aziende, di opere d'arte, di beni mobili, di beni immobili e quant'altro. Tuttavia, chiaramente, nell'impossibilità a decenni di distanza di recuperare beni che sono andati o perduti, distrutti o sono non più rintracciabili, si sviluppa l'idea che questi diritti calpestati possano essere ridati indietro attraverso una forma di compenso fondamentalmente monetario. Quindi queste rivendicazioni, che assumono la denominazione di Holocaust litigations a livello di fenomeno globale, sono contenziosi giudiziari, di solito riuniti sotto la forma della class action, che hanno come spesso foro gli Stati Uniti e vedono come attori e convenuti cittadini, corporazioni di diverse nazionalità. Sono azioni contro banche, contro assicurazioni, contro imprese pubbliche o private, al cui fondamento appunto c'è un illecito o un inadempimento contrattuale integrante, e questo è l'aspetto caratteristico di questa fase dei processi degli anni 90, integrante nel contempo una violazione dei diritti umani. La lettura quindi che si porta avanti in questi processi degli anni 90 è che anche la violazione dei diritti patrimoniali avvenuta durante la Shoah attiene a una più generale violazione dei diritti umani, che negli anni 90, come sapete, in comitanza con il riemergere appunto di episodi legati alle guerre balcaniche come al Ruanda, riemergono nel discorso storico della politologico degli esperti di politica internazionale in maniera molto presente e molto massiccia. Quindi si tratta di un certo modello di contenziosi che hanno oggetto un risarcimento monetario per la violazione dei diritti umani. Quindi violazione dei diritti umani e riparazione monetaria sono posti in parallelo. Una brevissima cronologia di questo fenomeno, che inizia appunto nel 96, quando è portata avanti la prima class action al tribunale di Brooklyn contro le banche svizzere. Ne seguiranno una serie di altri, qui ve li ho messo i principali, ma è un fenomeno che si è protratto per tutti gli anni 2000, ha visto protagonisti il governo tedesco, il governo austriaco, il governo francese, contro il quale sono stati intentati varie class action, sempre aventi come foro gli Stati Uniti, e sono state tutte quasi vinte. Insomma, questi sono processi che dalla parte delle parti proponenti hanno sempre, sono quasi sempre concluse con delle transazioni extragiudiziali che hanno portato a un cospicuo risarcimento monetario nei confronti delle ex vittime della Shoah. Cosa ci interessa? Perché? Che cosa produce questa dinamica così importante, transnazionale appunto, nella seconda metà degli anni 90? Una serie di elementi sono alla base di questa dinamica, ve li ho schematizzati. Un elemento appunto che ha permesso e ha incentivato lo svolgimento e lo sviluppo di queste human rights litigations, perché è all'interno di questa più vasta categoria che anche le Holocaust litigations vengono inserite, è stata la forte connotazione politico e diplomatica che c'è dietro questo processo. L'interventismo in questo senso, il protagonismo e la volontà politica esplicita delle due amministrazioni Clinton è stata assolutamente centrale ed è universalmente riconosciuta. Ed è stato
in generale più sottolineato dai politologi, dagli esperti di diritto internazionale, che questo tipo di contenziosi, in cui appunto l'amministrazione Clinton diventa un attore principale attraverso soprattutto uno dei sottosegretari di Clinton, che è Stuart Eisenstadt, che farà proprio da portavoce di tutta una serie di trattative anche con l'Unione Europea, quindi facendo assurgere l'importanza del quadro diplomatico in questi processi. Dicevo, è stato detto che questi tipi di contenziosi sarebbero frutto comunque di una costruzione teorica che attiene allo svolgimento delle relazioni internazionali successivamente alla Seconda Guerra Mondiale, secondo la quale i diritti umani vengono tutelati quando ciò rientra chiaramente tra gli interessi strategici, generalmente intesi interessi economici, interessi geopolitici delle nazioni. Quindi è questo modello delle Holocaust litigation, ma anche delle human rights litigation, un modello più politico che giuridico. La loro determinazione giuridica è solo la conseguenza di una volontà politica ben chiara che c'è alle spalle. La caduta del muro di Berlino è chiaramente un altro elemento che ha scatenato e ha aperto, insomma, tolto il vaso di Pandora a questo fenomeno. E in questo senso quello che avviene appunto nei primi anni 90, anche se le Holocaust litigation iniziano ufficialmente nel 1996, è abbastanza chiaro, cioè la rivendicazione dei diritti di proprietà e delle stesse proprietà ebraiche emerge su larga scala tra 90 e 91, soprattutto per l'est europeo, in parallelo con il lancio di misure massicce di privatizzazione che cominciano in quegli stessi paesi. E quindi i governi, soprattutto gli Stati Uniti e dell'Europa, dell'Unione Europea, in quella fase hanno insistito che il rispetto e il ripristino dei diritti di proprietà, compreso quello degli ebrei, sono una condizione, una precondizione necessaria per l'avvio di riforme di stampo democratico e liberale. Quindi esiste un forte legame anche tra l'emergere di questo fenomeno delle Holocaust litigations e le più ampie trasformazioni del capitalismo globale che prendono forma durante gli anni 90 e che vedono a una forte egemonizzazione, insomma, dell'agenda neoliberal. Quindi c'è un collegamento globale anche in questo senso. Da non sottovalutare poi infine anche quello che matura in termini di consapevolezza storica e di pressione da parte di un'opinione pubblica sempre più consapevole dei propri del proprio passato all'interno dei singoli contesti nazionali, e questo sarà soprattutto vero, direi, per la Germania, che è il caso chiaramente più noto, e anche per la Francia, dove negli anni 90 il caso del proprio passato di Vichy rientra prepotentemente nell'agenda politica dell'opinione pubblica e viene ampiamente discusso. Premesso questo molto velocemente, come si inserisce l'Italia in tutto questo nuovo processo che prende avvio? L'Italia si inserisce restandone fondamentalmente ai margini, quindi in termini estremamente blandi e marginali, e si inserisce attraverso due iniziative che non riuscirò a ricostruire. Entrambi, mi concentrerò sulla seconda, sulla prima magari aspetto qualche domanda alla fine. Le iniziative, dicevo, che possono connotare il collegamento dell'Italia con tutto questo fenomeno sono la creazione nel dicembre del 1998 di una commissione governativa, la cosiddetta commissione Anselmi, in realtà il nome è lunghissimo, commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia l'acquisizione di beni di cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati. La commissione Anselmi è una delle decine di commissioni governative che nell'Europa occidentale, ma non solo, e anche nell'America Latina, prendono avvio tra il 1996 e il 1998 per studiare che cosa è successo ai beni ebraici durante la fase della persecuzione e soprattutto nella fase del secondo dopoguerra, se questi diritti sono stati poi riportati al mittente, sono stati restituiti agli aventi diritto. E la seconda iniziativa che può trasversalmente collegare il contesto italiano al più ampio contesto europeo e transnazionale è l'atteggiamento che assume la magistratura italiana nei confronti delle richieste provenienti dagli ex perseguitati razziali circa la concessione di un vitalizio, di una pensione mensile, sulla base di una vecchissima legge approvata dal Parlamento italiano nel 1955, la legge, la cosiddetta legge Terracini, legge tutt'oggi in vigore. Cosa diceva la legge Terracini?
La legge Terracini dava diritto a una modesta, in realtà, pensione mensile a tutti coloro che potevano vantare, tutti coloro che venivano definiti ex perseguitati politici razziali, tutti coloro che ottenevano lo status di ex perseguitato politico razziale potevano avere il diritto alla pensione. Come si faceva a essere, come si fa tuttora, a essere definiti ex perseguitati politici razziali e ottenere questo status? Si deve mandare la propria domanda a una commissione interministeriale che fa capo al Ministero dell'Economia, da sempre, dal 1955 tuttora fa capo al Ministero dell'Economia, che lavora congiuntamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E al suo interno, tra i suoi rappresentanti, burocrati e tecnocrati di vari ministeri, il Ministero del Lavoro, Giustizia, Economia e appunto la Presidenza della Repubblica. Questa commissione valuta le domande che le arrivano. Dal 1955 al 1998 questa commissione ha quasi costantemente respinto al mittente le domande provenienti dagli ex perseguitati razziali. Dal 55 al 98 le domande approvate sono state 918. Se voi pensate alla comunità ebraica del 37, che era formata da circa 37.000 soltanto italiani, fate brevemente la percentuale di quanti possibili ex perseguitati razziali potevano ottenere il risarcimento di quanti l'hanno effettivamente ottenuta. Quindi c'è stato un atteggiamento respingente da parte di questa commissione governativa, ministeriale, corroborata da un atteggiamento altrettanto respingente da parte della magistratura, perché nel momento in cui un ex perseguitato razziale faceva domanda alla commissione, la commissione rifiutava lo status, la concessione di status di perseguitato razziale, il malcapitato faceva riferimento alla magistratura, alla magistratura amministrativa, alla Corte dei Conti, perché queste sono iniziative di carattere amministrativo, e fino alla fine degli anni 90 la Corte dei Conti negava a sua volta la concessione dello status e quindi del vitalizio. Quindi c'era un fronte compatto di uno spezzone ampio delle istituzioni italiane che negava qualsiasi forma di riconoscimento, prima di tutto, della persecuzione subita, perché questo è il fulcro della questione, da cui conseguiva poi la mancata concessione del vitalizio. Alla fine degli anni 90 il quadro cambia. Il quadro cambia perché, tanto per darvi un aneddoto, nel 98 viene rifiutata la pensione alla vedova di Nello Rosselli, adducendo che non c'erano sufficienti motivazioni per cui Nello Rosselli potesse essere considerato un ex perseguitato e politico e razziale nel suo caso, quindi non sembravano esserci grandi dubbi. Eppure la commissione nega anche alla vedova di Nello Rosselli questo vitalizio. Quali sono i criteri cui la commissione si attacca per negare il vitalizio? Sono due, fondamentalmente, e si rifanno al testo della legge che infatti vi lascio alle spalle. La legge parla di atti di violenza o sevizie che il malcapitato deve avere subito per poter aspirare allo status di perseguitato. La violenza è stata sempre ed esclusivamente interpretata dai giudici come violenza fisica, laddove è abbastanza evidente che il testo dice violenza o sevizie, quindi già il testo sembrava lasciare spazio al fatto che la violenza potesse essere non solo fisica ma anche morale. Invece bisognava provare di avere subito violenza esclusivamente fisica per poter aspirare alla concessione dello status di ex perseguitato. E poi l'altro motivo per cui viene negata costantemente questo vitalizio è il fatto che si dice nella legge tutto quello che succede sino all'8 settembre 43. Laddove l'ultimo comma invece, che estende questi criteri anche agli ebrei, parla dell'inizio del termine iniziale ma non di quello finale, ma facendo riferimento soltanto a quello che è previsto per gli ex perseguitati politici, i giudici dicevano beh, la violenza è avvenuta nel novembre del 44, bene, la legge non prevede che tu abbia nessuna forma di riconoscimento, negando completamente la storicità del fenomeno e la conoscenza e la consapevolezza di cosa era stata la persecuzione razziale, e che proprio dopo l'8 settembre 43 si inaugura la fase di maggiore violenza e drammaticità di quella stagione. Queste erano state comunque le argomentazioni. Dicevo, alla fine degli anni 90 qualcosa cambia, credo in relazione appunto a un clima
internazionale in cui finalmente le vicende della persecuzione nei suoi diritti anche patrimoniali vengono inseriti nel contesto appunto di una violazione dei diritti inalienabili della persona e quindi dei diritti umani. E la Corte dei Conti, in due sentenze storiche in vari sensi, ribalta completamente il proprio atteggiamento. La prima sentenza è del 98, la seconda è del 2003. Sono sentenze storiche non solo perché appunto rappresentano un punto di svolta, ma proprio perché secondo me, ve ne farò leggere alcuni spezzoni, rappresentano l'ingresso della storia nella valutazione dei giudici. In qualche modo sono sentenze in cui emerge da parte dei giudici una profonda consapevolezza e conoscenza della storia ed è quella che guida il giudice nel suo giudizio. Nel leggere finalmente attraverso gli occhi della storia e non di un testo legislativo gli avvenimenti. La prima sentenza fa piazza pulita del discorso della violenza, che non è più soltanto violenza fisica, ma è anche violenza morale, riconoscendo appunto che gli atti di violenza di cui trattasi, cioè quelli inerenti alla persecuzione razziale, devono dunque essere identificati in tutti gli atti che abbiano concretamente determinato la lesione del diritto della persona in uno dei suoi valori costituzionalmente protetti. Quindi c'è anche il riallacciare il discorso all'articolo 2 della Costituzione ai diritti e alla tutela che la Costituzione fa dei diritti inviolabili della persona. E quindi conclude: accanto alla violenza fisica, quale presupposto e fondamento degli assegni di questo vitalizio di cui trattasi, si affianca la violenza cosiddetta morale, ogni qualvolta essa si estrinsechi e si concreti in azioni lesive del diritto della persona. Quindi c'è chiaramente un discorso che attiene alla concezione dei diritti, insomma, personali e inviolabili. La seconda, ancora più importante sentenza, quella del 2003, fa piazza pulita, diciamo, del discorso sulla cronologia, dicendo finalmente che anche tutti gli atti avvenuti dopo l'8 settembre 43 devono essere considerati da un giudice. E in questo senso, scusate, direi che appunto la storia fa la sua entrata nelle sentenze sui perseguitati italiani. Quando dice: circa poi l'individuazione dei limiti temporali di riferimento della normativa concernente l'assegno di benevenenza, va in generale osservato che ogni valutazione giuridica dei presupposti utili per il riconoscimento del diritto a tale beneficio non può essere isolata dall'imprescindibile contesto storico entro il quale maturò e si sviluppò la persecuzione in danno dei cittadini italiani, dei cittadini. Quindi la legge va letta sulla base degli occhi della storia e della conoscenza storica. Ma non solo, ho trovato molto intelligente, insomma interessante, anche il riferimento successivo che i giudici fanno e che mette in evidenza una sorta di cortocircuito, contraddizione interna alle istituzioni statali e governative, perché dice la sentenza: c'è una legge dal 2000, quella che appunto istituisce il giorno per cui oggi siamo qui, il giorno della memoria, quindi evidentemente lo Stato ha attribuito alla memoria di questo fatto storico un rilievo tale da segnargli una legge che lo ricorda. Ma allora com'è possibile che poi lo stesso Stato, nella sua determinazione di Ministero delle Finanze in questo caso, neghi la storia stessa e neghi quindi la concessione del vitalizio? Quindi mi è sembrata una sentenza anche che mette il legislatore di fronte alle sue stesse ambiguità e contraddizioni, quindi svelandone ipocrisie nascoste o recondite in qualche modo, per cui se da una parte si enfatizza il valore della memoria e del ricordo, quando poi si tratta di concedere prosaicamente una pensione che, vi ricordo, peraltro è nell'ordine di 400 euro al mese, viene negata. Quindi direi che tra il 98 e il 2003 la magistratura ha fatto proprio un certo concetto di storia di quello che è successo ai cittadini italiani di religione ebraica. Nonostante queste sentenze, gli spezzoni dello Stato che ancora invece si devono occupare di concedere questa benemerenza continuano anche dopo il 2003 a negarla. Tutt'oggi sono pendenti oltre 568 richieste di pensione e nonostante dal 2003 in avanti queste concessioni siano aumentate, perché se la commissione interministeriale continua a negarle, a questo punto le corti dei conti a cui poi gli ex perseguitati si rifanno gliele concedono. Quindi c'è proprio una sorta di schizofrenia
schizofrenia istituzionale tra il comportamento del Ministero e della presenza del Consiglio dei Ministri, perché agiscono di concerto, e la magistratura. E la non conoscenza storica o presunta tale continua a essere un elemento fondamentale. Nel 2013 una vedova di un ex perseguitato razziale libico, Raffaele Fellà, fa domanda alla Commissione, la Commissione interministeriale nega la concessione nel 2013, adducendo che Raffaele Fellà, in quanto cittadino libico, non aveva la cittadinanza italiana. Certo, non ce l'aveva Raffaele Fellà la cittadinanza italiana, perché le leggi razziali gliel'avevano tolta. Quindi addirittura c'è una totale mancanza di conoscenza storica. Io non so se si possa dire soltanto mancanza di conoscenza storica o se ci sia dietro qualcosa di più. È qui che mi ricollego forse al negazionismo, che è forse anche mancata consapevolezza del passato e un rifiuto quasi di confrontarsi criticamente con questo, perché effettivamente viene da chiedersi come sia possibile che questo ancora accada. E del resto una nota a sentenza del 2011, un consigliere della Corte dei Conti, commentando appunto tutto questo iter molto macchinoso e complesso, arrivava a dire, con parole che secondo me sono abbastanza forti, che il comportamento prima le corti, ma soprattutto ancora la Commissione per le provvidenze ai perseguitati razziali, metteva in campo era espressione di una mentalità burocratica intollerante. Quindi la scelta di un termine come intollerante nel 2011 rivelava forse che dietro questi comportamenti si celano forse anche altri meccanismi che non sono ancora ben stati digeriti o con cui appunto parte anche delle istituzioni italiane ancora stentano a confrontarsi con consapevolezza storica. E qui mi fermo. Grazie alla dottoressa Pavan per questo quadro, direi storico-giuridico, insomma, no? Dove si potrebbe dire, per fortuna che c'è un giudice a Berlino, no? Alla fine, anche se insomma, magari arriva sempre con un po' in ritardo, ma insomma poi arriva. E dall'altro lato capisco che la dottoressa Pavan, che è storica di formazione, si meravigli di come sono scritte le leggi, no. Ma ecco, insomma, chi le deve applicare, insomma, chi ci deve vivere quotidianamente sa che, ad esempio, questo tema della cittadinanza, insomma, è comprensibile che la legge abbia posto, no, il criterio della cittadinanza, perché evidentemente si tratta di un diritto che può essere garantito, però è altrettanto evidente che bisognava pensare che appunto la cittadinanza qualcuno l'ha persa non per proprio volontà o perché se n'è andata all'estero, ma perché qualcuno gliel'ha tolta appunto sulla base di leggi del tutto ingiuste. Quindi era una previsione che si doveva mettere nella legge, ma che poi si poteva forse, ecco, applicare. Non è facile, insomma, un'interpretazione che tende a attribuire un beneficio riservato ai cittadini anche a non cittadini, purché in presenza di certi requisiti. È proprio un problema di cattiva qualità della legislazione, insomma, non c'è dubbio, su cui spesso i giudici hanno margine ristretto, insomma, di poter intervenire. Bene, ecco, data anche la particolare disponibilità dei nostri relatori a rimanere nei tempi che gli avevamo assegnato, abbiamo un po' di tempo per dialogare tra di noi, e mi pare che i temi che sono stati affrontati sono vari, diversi, insomma, si prestano a considerazioni di varia natura, e quindi io aprirei il dibattito per interventi, domande, sollecitazioni, ma anche riflessioni. Naturalmente ognuno può portare il proprio contributo e sarà senz'altro un contributo gradito da tutti. Quindi chi vuole intervenire?
può intervenire. C'è sempre all'inizio un po' di difficoltà, poi... Volevo fare una domanda. Prego, prego. Io non ricordo chi sono i proponenti della legge italiana, se me lo potevi ricordare. Cioè, quel testo nasce... Un lungo numero che ti posso leggere la memoria. No, no. È la domanda qui a cui non so rispondere. No, la curiosità era quali forze politiche, se era una larga convergenza trasversale o meno. Era comunque, questo posso dirvi, sì, c'era una, non è anche perché si rifà all'originario progetto, Mastella del 2007, che fu quello in relazione al quale vi fu la presa di posizione degli storici, non è lo stesso, ma diciamo c'è una grossa coalizione. Intervengo solo un momento su questo, perché avevo un po' seguito questa proposta, appunto questo disegno di legge, perché all'interno della Sisco c'era stata una mobilitazione, una presa di posizione rispetto appunto a questo nuovo disegno di legge e anche al disegno Mastella, per cui volevo tornare per chiudere, perché poi appunto sono stati interventi rapidi su questioni molto complesse, perché il collegamento tra i nostri due interventi era che cosa puniamo. Io volevo in qualche modo far presente che anche dal punto di vista, diciamo, dell'analisi storica, il collaborazionismo non solo come reato ma come appunto categoria di intervento e di discorso è qualcosa di molto sfuggente, cioè non si parla più di, è molto difficile trovare appunto quello che era tradizionalmente, le camere a gas non sono esistite, su cui anche lo storico Pier Vidal Naquet aveva poi costruito tutto una modalità di intervento, questo negli anni 80. Adesso anche il negazionismo assume delle forme che sono, anche solo dal punto di vista dell'analisi storica, sociale, difficile da accogliere, sono sfuggenti, per cui a maggior ragione inserirlo dentro una categoria giuridica è un'operazione che porta agli esiti di cui hai parlato. Per cui mi pare almeno che in questo campo ci sia una convergenza tra storici e giuristi, cioè che un intervento, una legge per punire i reati del negazionismo è inutile se non controproducente. Le osservazioni, diciamo, io ho cercato di darvi, come dire, un quadro, no, rapido di quello che succede oltre Alpe, però le argomentazioni, ad esempio, di questi interventi punitivi contro di Donné sono essenzialmente controproducenti, perché si presta il fianco a, lui si presenta come tradizionalmente aveva fatto Forisson, come una vittima. Per cui si mette al centro la questione della libertà di espressione e trova a sua difesa tutta una serie di intellettuali, anche di, come dire, una corrente di opinione che appunto è contraria appunto all'idea della punizione dei reati di opinione, e non si interviene in qualche modo per cogliere qual è la pericolosità, insomma, di posizioni e della diffusione di posizioni che non sono essenzialmente reati di opinione, ma è un intervenire sulla questione di costruire una modalità di cittadinanza nel rispetto delle diversità, eccetera, eccetera. Quindi è stato interessante nel dibattito nella comunità della Sisco, sostanzialmente, che è anche questa l'associazione degli storici contemporaneisti, i cambiamenti rispetto alle due proposte di legge. Cioè, sulla proposta Mastella c'era stata una risposta omogenea e molto compatta. L'anno scorso questa associazione degli storici aveva promosso un convegno sul negazionismo, in cui
politici, storici e politici, anche promotori di questo disegno di legge, avevano fatto una tavola rotonda. E lì, ed è una cosa che in qualche modo fa riflettere, alcuni storici, diciamo in generale i firmatari della prima petizione hanno riaperto la questione dicendo questo disegno di legge è in qualche modo inutile, è dannoso, eccetera. Però in questo cambiamento, in questi anni in cui effettivamente si vede una maggiore diffusione dell'antisemitismo, anche per i motivi e anche in seguito a alle questioni di cui ho cercato di parlare rapidamente, alcuni storici si sono spostati su una posizione hanno mostrato più dubbi, non so come, e hanno detto sì, effettivamente io ero stato firmatario, penso alcuni, ma è inutile vi dico i nomi, ma sono stato firmatario della prima petizione, adesso trovo che il contesto sia diverso e che questo intervento possa essere utile. E questo in qualche modo lo porto come contributo alla discussione, fa vedere anche restituisce sicuramente un quadro modificato, che necessita di alcune modalità di intervento. In questo appunto penso che questa convergenza sulla contrarietà dell'utilizzare il reato di opinione sia positiva, ecco, personalmente. Bene, prego. Parlo da qui, mi sentite? Sì. Devo dire alcune cose brevi. La prima è che mi sembra che, diciamo, l'attenzione verso il reato di opinione sia una specie di fiducia postmoderna dell'atto linguistico, cioè il diritto penale dell'atto linguistico, fare le cose con le parole, no? È come se le parole avessero questa straordinaria importanza, cosa che detta da accademici, intellettuali, eccetera, sono un po' strana, insomma. Io mi ci metto nel gruppo di quelli che sì, dicono delle cose, lavorano con le parole, però insomma andiamoci piano, ecco, con questa importanza delle parole. Dall'altro però denuncia anche la debolezza della società, che ha bisogno di una tutela paternalistica, cioè attenzione, perché se qualcuno dice una cosa che potrebbe influenzare gli altri, bisogna punirlo penalmente. E in realtà mi domandavo, in relazione all'intervento di Alberto Di Martino, quale fosse il soggetto offeso. Che Alberto diceva, può essere l'ordine pubblico, però l'ordine pubblico, il buon costume, il decoro, tutte le clausole generali, no, del diritto tedesco, che in realtà sono servite a fare un po' di tutto, cioè a avviare anche processi che fortemente limitativi delle libertà individuali. Quindi mi sembra che il soggetto offeso sia la verità, è una verità che non ammette neanche l'exceptio veritatis, cioè non puoi dire neanche non ti puoi neanche appellare alla dimostrazione del contrario. Cioè non puoi dire, tu mi accusi di dire una cosa non vera ma io ti dimostro che è vera, no, cioè non ce l'hai questa possibilità, come succede invece in alcune fattispecie penali. Ora il problema è dei livelli di discussione, perché già questa cosa che esista una specie di verità monolitica è abbastanza inquietante, una verità storica, e quindi il problema è che questa cosa non può essere discussa su un piano penalistico, perché insomma è abbastanza grottesco discutere della verità, ma non può essere discussa neanche su un piano storico, perché chiunque sa che affermare un'idea così è una roba che ti sbattono fuori da qualsiasi società disciplinare dopo mezz'ora. Il fatto è che però anche gli storici poi cascano in questo tipo di argomentazioni. Io ho partecipato a un libro collettaneo di mistici, studiosi, esoterici evoliani, e poi ho visto che hanno fatto un convegno di evoliani a Roma, gli storici hanno scritto un appello dicendo ma come, c'erano gli accademici che discutevano di Evola a Roma, oddio, orrore, cioè, ecco, quindi insomma mi sembra che stiamo navigando ancora in un contesto non particolarmente maturo, diciamo, anche sul piano scientifico, ecco. Quindi l'ultima cosa che volevo dire era, non ho capito bene, cioè in realtà il negazionismo dovrebbe prendere come punto di riferimento la definizione dei reati della Corte Penale Internazionale, cioè, ma da quando in qua il diritto penale, diciamo, la definizione della fattispecie è anche retroattiva rispetto, cioè se io dico che il crimine contro l'umanità è di nuova istituzione, diciamo, presso la Corte Penale Internazionale, che peraltro è una natura pattizia, quindi anche l'applicazione è da ONES sarebbe abbastanza complicata da definire. Basta.
credo che a queste cose risponda, deve rispondere. Ne raccogliamo altre, sì? Se ci sono, ne raccogliamo altre. Io ho una domanda. Prego. Ma quali sono le argomentazioni dei negazionisti? Perché comunque per provare il seguito, e poiché fa parte anche del dibattito intellettuale, delle argomentazioni, seppur slegate, come è stato detto, dalla realtà positiva storica, devono portarle. E allora in questo caso non basta, e non serve, e personalmente sono contrario, ma la mia opinione vale poco, a renderle appunto passivi di appunto pena, ma in realtà vanno contrastate, se si ritiene opportuno contrastarle, con il dibattito intellettuale e culturale. E allora quali sono le argomentazioni che portano questi individui? Bene, grazie. Sì, su questo. Poi, ci sono altri? Prego, Sofia. Appunto, riguardo alla questione dell'affermazione della verità storica, volevo chiedere una piccola perspettiva degli storici, come possono essere considerate queste leggi che definiscono il presidio, riconoscono l'esistenza di una verità contro l'umanità, cioè il riferimento alle leggi memoriali francesi. Invece dal punto di vista, diciamo, dell'istituzione del reato di negazionismo, avevo letto appunto che proprio per spostare l'attenzione dal problema del giuridico aperto dall'opinione pubblica, diciamo, di una prospettiva tutto diversa, si proponeva di centrare, diciamo, una norma sul bene libero e dignità personale delle vittime, ovviamente anche l'ultimo intervento, appunto, c'è l'unità delle vittime dell'olocausto, delle famiglie, diciamo, degli sopravvissuti. E se in questo caso, appunto, mi chiedevo se fosse aspettabile un intervento eventualmente anche, appunto, riferimento di campione della scelta della sanzione, delle prospettive di riconciliazione in un certo senso con le vittime, comunque con la persona offesa, che per questo modo individuato in modo più puntuale, diciamo, rispetto e le vittime, e quindi poi anche i loro eredi, insomma, fino a una certa generazione almeno. Quindi. Bene, altri? No, allora possiamo rispondere. Ah, scusi. Una cosa che mi ha incuriosito, la questione di Nello Rosselli, ma sì, volevo chiedere, ma però quella è più legata a notizia della commissione o al fatto che all'altezza della richiesta, immagino, della vedova Rosselli non ci fossero colpevoli per il delitto Rosselli, non fossero dimostrati che dei fascisti, il ministero, i servizi avessero, che quindi Cavallaro avessero agito separatamente in Francia e quindi non c'era menzione, cioè, quindi voglio capire se era legato al fatto che non ci fossero colpevoli italiani dimostrati a quell'altezza, e mai più poi i libri adesso sono stati scritti, o è legato a un giudizio specifico della commissione che dice l'hanno ucciso perché è andato a trovare il fratello che si curava. Dunque il faccio io questa non ho storici. Non ho letto il giudizio della commissione perché gli atti di questa commissione interministeriale sono a tutt'oggi non visionabili, no, essendo una commissione ancora attiva e che ha come oggetto fascicoli e domande personali, gli atti possono essere, l'accesso agli atti riguarda soltanto gli interessati, quindi non sono pubblici. E tutto il più è stato fatto infatti un lavoro di indagine esclusivamente statistica e numerica, ma mai vincolato al singolo. Da quello che avevo letto però, perché la cosa aveva scatenato una certa polemica sui giornali, era appunto legato a quello che dici tu, cioè al fatto che non si poteva dire chi l'aveva ucciso, e quindi la commissione, legandosi a questo pretesto, negava alla vedova, che aveva diritto in quanto vedova, la concessione. Poi alla fine, visto che il caso finì sui giornali, a 3 mesi credo dalla morte di Maria Vittoria Todesco gliela concessero, però ci volle appunto il titolone sui giornali nazionali e internazionali perché la cosa acquisisse appunto visibilità. Comunque sì, era legato a questo, però insomma sembrava un altro problema ancora, cioè quello del fatto che un problema italiano che una serie di delitti
del fascismo, dell'epoca fascista. Non si possono, sì, sì. Una sanzione. Purtroppo non solo quelli in epoca fascista. Ecco. Due risposte brevi sulle due questioni complesse. La prima è: quali sono le argomentazioni dei negazionisti? Bisognerebbe fare un seminario su questo, perché c'è una, come dire, una tradizione e quindi di scritti del negazionismo in Europa molto complessa, con queste differenziazioni che vi dicevo e che sono, si possono richiamare. Le posizioni negazioniste in Italia sono, si parla ad esempio tradizionalmente Carlo Mattogno, sono piccole frange, sono state tradizionalmente piccole frange dell'estrema destra, con piccole case editrici, editrice del Velto di Parma, che hanno ripubblicato alcuni classici, mentre appunto, come vi dicevo, in Francia intellettuali sia estrema destra ma anche case editrici di estrema sinistra che hanno poi appoggiato, sostenuto tesi dell'antisionismo. Insomma, è, come dire, un contesto culturale, quello del negazionismo europeo, molto complesso, che ha ormai una storia. Cioè, se ha voglia di leggere, le posso dare i titoli di storie che analizzano e ricostruiscono il negazionismo. Però per farle proprio una rapidissima puntualizzazione, sostanzialmente, appunto, per molto tempo le argomentazioni dei negazionisti sono state quelle di, in qualche modo, individuare delle discrepanze nelle ricostruzioni storiche, ad esempio le discrepanze delle ricostruzioni delle memoriali, dei testimoni, oppure alcuni elementi dentro fonti archivistiche non congrue, in qualche modo individuare delle discrepanze, diciamo, dal punto di vista delle fonti, per dimostrare e sostanzialmente portare avanti l'argomentazione che la Shoah è costruita su una menzogna. Questa è l'argomentazione sostanzialmente più ricorrente, prevalente. È ovvio che a questo non si, cioè, contrastare questo tipo di posizione si può fare solo con la ricerca storica, insomma, ormai voglio dire, le biblioteche di tutto il mondo sono piene negli scaffali di pubblicazioni che riguardano la storia del nazismo, della Shoah, per cui, come dire, quella è l'unica in qualche modo risposta. Poi, appunto, se magari ha voglia, le do alcune indicazioni bibliografiche. Sulla questione delle leggi del riconoscimento, secondo me l'intervento di Ilaria rientrava molto bene e in qualche modo ci permette di individuare quali sono state poi le linee di tendenza di questi ultimi due, dagli anni 90 in poi, no? Quindi lei citava le commissioni, a un certo punto la memoria e le politiche della memoria della Shoah, ma in qualche modo delle violenze della Seconda Guerra Mondiale, delle esperienze totalitarismi, no? Quest'altra categoria molto utilizzata, si strutturano intorno a delle linee prevalenti, che sono delle linee prevalenti in dimensione internazionale e che poi l'Italia in qualche modo recepisce anche con certe stonature, perché l'Italia ha, in Italia, perché è il nostro punto di osservazione, perché ci sono delle cose che tornano e delle cose che non tornano rispetto al caso italiano. E quindi le commissioni storiche, in Italia si fa una commissione storica perché in qualche modo su imitazione, no, di altre commissioni che funzionano, la questione della riparazione monetaria, per cui a un certo punto cioè su quella influenza internazionale, con quelle, diciamo, implicazioni molto più complesse e anche più, diciamo, sostanziose da parte degli Stati Uniti, anche in Italia si dice proviamo a rifar partire la questione del risarcimento a livello patrimoniale, quindi processi, ma ricordiamoci che negli anni 90 ci sono anche la stagione dei processi tardivi agli accusati, ai perpetrators, cioè ai criminali, quindi Priebke, eccetera. Quindi in qualche modo ci fa, diciamo, queste linee di tendenza ci fanno vedere un ricorso al diritto come costruzione, come strumento di costruzione della memoria e del riconoscimento. È questo contesto per cui si fa ricorso anche
è questo contesto che facilita, ed è il contesto dell'era della vittima, no? Annette Bjork ha parlato di questo periodo come l'era del testimone, il testimone però come vittima, cioè come vissuto individuale da risarcire, ed è in questo contesto che quindi c'è, a questo contesto ha sicuramente favorito da una parte la promozione di queste leggi, diciamo, punitive dei reati, no, del negazionismo, e dall'altra, ad esempio, la Francia, il ricorso, per proprio quasi una rincorsa, al riconoscimento di alcuni fatti storici attraverso la legge. È ovvio che gli storici in questo hanno reagito in modo, appunto, anche con una modalità di intervento nello spazio pubblico dei francesi, con petizioni, contropetizioni, eccetera, perché in qualche modo si va a intervenire su. Si va proprio al nocciolo della questione, insomma, che qual è il ruolo dello storico, qual è anche la modalità di intervento sulla storia e sul passato recente, se occorre farlo attraverso una legge di Stato oppure occorre una mobilitazione, un intervento nelle scuole, nella costruzione della cittadinanza. E quindi la stagione delle leggi memoriali, secondo me, va inserita in un contesto generale in cui il diritto diventa in qualche modo uno strumento che fa funzione di supplenza rispetto alla politica, essenzialmente rispetto alla politica, alla costruzione, cioè rispetto ad altri strumenti che erano stati fino allora prevalenti, no? E in cui sicuramente il ruolo dello storico viene messo in discussione, viene attaccato, quindi ci sono risposte e reazioni, insomma, rispetto a questa questione generale. A quello che diceva Valeria, cioè dagli anni 90 in poi quest'idea che la storia può essere riparata, che i torti della storia possono essere riparati, ma non dalla conoscenza e quindi dalla consapevolezza condivisa, ma dal diritto. E questo genera una serie di cortocircuiti a cui gli storici credo non abbiano saputo in realtà rispondere adeguatamente, e tutto sommato l'hanno fatto con le loro riflessioni molto anche critiche su loro stessi, molto meglio i giuristi di quanto credo non abbiamo saputo fare noi. Il libro di Garapon è ancora, direi, una lettura da questo punto di vista fondamentale, molto, molto illuminante. Sono due questioni enormi, no? Sulla verità storica non posso dire niente, se non riferire che è ovvio che quando lo strumento di gestione di questi fenomeni è per supplenza, per inidoneità, in realtà i penalisti sono abituati a questa supplenza sotto vari aspetti, tipo forse non si aspettavano una supplenza rispetto agli storici, questo sì, però o comunque una funzione, ecco, di necessità di un così stretto dialogo per capire qual è il ruolo dell'oggettività nella storia, perché il problema è se c'è, diventa un problema anche filosofico, e non a caso tra una voce filosofica e gli storici si è solcato uno iato di difficile comunicabilità, l'oggettività della ricostruzione processuale, cioè il processo serve alla verità, ma di quale verità stiamo parlando? Il tema della verità nel processo è uno dei temi più incredibili, insomma, sui quali però obiettivamente c'è un problema di oggettività, cioè il diritto da un lato ha gli strumenti tramite il diritto della prova, per l'appunto, ha gli strumenti per cercare una qualche oggettività all'interno del processo, con le regole del processo però, perché il processo non è una narrazione, cioè i testimoni nel processo non sono testimoni narranti o solo in apparenza, sì, il processo può essere un parterre in cui il testimone vittima, diciamo, narra il suo vissuto personale e si sfoga, esprime il suo diritto al riconoscimento, però la tecnica
di raggiungimento della prova è quella della cross examination, cioè del controesame. Non è una narrazione unilaterale come quella della commissione di verità e disciplina, per esempio, di verità e riconciliazione, per poi avvicinarci al tema del, perché lui mi ha detto che era in una commissione di disciplina, quindi mi ronzava. Io sono stato ufficiale addetto a giustizia e disciplina quando ho fatto il militare, quindi mi ronza questo problema della disciplina, ahimè. E mi sono occupato anche di onorificenze, tra l'altro, di quel periodo, quindi insomma ho questa cosa. Ma torniamo. Quindi la cross examination è una regola di costruzione della prova in cui il testimone non narra, ma viene appunto, per così dire, diciamo così, contronarrato. Cioè, secondo regole però che sono tipiche del processo e non sono del mestiere dello storico. Io su questo confesso che non ho chiarissimo il punto da Mark Bloch a Ginsburg quando ne parla a proposito del caso Sofri, non ho ben chiarissime la tematizzazione di somiglianze e diversità, però è chiaro che il giudice imputa, questo quantomeno sì, il giudice imputa, quindi il problema è appunto quella che Alberto Melloni Otto Marquardt, non so come si pronunci, dicono la tribunalizzazione della storia, cioè diventa, il problema è quello di un giudicato, la res judicata, insomma la res judicata può essere idoneo oggetto di penalizzazione a un certo punto, cioè se un tribunale stabilisce che un fatto costituisce genocidio, negare quel fatto può essere effettivamente, può costituire un oggetto di tutela penale, questo è il problema. Non è un problema di retroattività, perché è chiaro che la legge varrà per l'avvenire, quindi chi d'ora in poi nega qualsiasi sentenza, cioè nega la realtà accertata da qualsiasi sentenza di qualsiasi tribunale, sia esso tribunale internazionale, sia esso tribunale nazionale, non è chiaro, per me chi costituisce la verità giudicata sui fatti, che è l'oggetto della tutela penale, per l'appunto, questo è è una cosa indecidibile, cioè la fattispecie. Però forse ecco, c'è un altro. È radicalmente indeterminato. Cioè, se io oggi nego un fatto che un giudice domani dice che è genocidio. No, deve essere un fatto, non un fatto naturalisticamente inteso, ma un fatto qualificato giuridicamente. Se non è ancora, se la qualifica giuridica, ma se non viene è, dopo. E se la qualifica è successiva, è chiaro che il fatto non costituisce. Non può reagire verso la Shoah. Cioè, la definizione della Shoah come crimine contro l'umanità non vale sul piano giuridico, perché la definizione della Corte Penale. Però il riferimento è anche, come accade negli ordinamenti interni, il riferimento è anche ai fatti come definiti dallo statuto del Tribunale di Norimberga. Quindi sì, c'è in quel caso forse la Corte Penale non varrebbe. Nel caso in cui la fattispecie fosse presa in considerazione, fosse quella definita per la Corte Penale Internazionale, non si potrebbe dire che uno nega una cosa che in realtà non era negato perché non è retroattiva la definizione della fattispecie. Non vedo il problema, nel senso che se supponiamo che entri in vigore la legge oggi, quindi punto tempo T con zero, come direbbero i matematici, T con uno c'è un giudicato della Corte Penale Internazionale che dice che Lubanga, c'è già, supponiamo, Lubanga ha coscritto i bambini soldato perché le fattispecie può essere quella come parte di crimine contro l'umanità o crimine di guerra di coscrizione di bambini soldato, io nego che lui mi dica no, guardate, Lubanga, ma è un sant'uomo, è un predicatore che catechizzava questi ragazzini sottraendoli ai poteri degli spiriti maligni. Dice sei punito perché sei un negazionista, come? C'è un giudicato che dice che Lubanga, Thomas Lubanga Dilo, è responsabile di crimine contro l'umanità costituito da quella particolare sotto fattispecie, sei un negazionista. È un delirio puro, cioè, arrivandoci per questa strada diventa un delirio puro. Però dice, ma qual è l'interesse allora? L'interesse, cioè, chi so che è l'oggetto giuridico, chi sono le vittime? Sì, qualcuno ha detto, le vittime sono il senso di che cosa? Il senso di onore, il senso di dignità. Si dice anche chi ammette il negazionismo, ma con i limiti derivanti dalla pericolosità, cioè dal fatto che questo possa costituire un pericolo per la öffentliche Frieden o quello che sia, insomma, la pace sociale, l'ordine pubblico, quello che è, e dice
Non può essere però l'interesse, è talmente evanescente. Che cosa tutelo? Il decoro? Tutelo la dignità. Ma la dignità in che senso? La dignità ereditata? Cioè, è sufficiente questo per la tutela penale? Questo è il punto. È sufficiente, cioè è un criterio sufficiente per fondare una punizione. Allora si dice, viene il problema, dice, beh, in realtà questo livello di personalizzazione della tutela è però necessario, perché non si può ammettere che sia semplicemente una fattispecie a tutela dell'ordine pubblico, punto e basta. Però appunto il problema rimane, cioè è un dato sufficiente, è un dato veramente percepibile. Cioè è un bene giuridico che è capace di fondare la tutela penale, o sarebbe sufficiente per esempio la tutela risarcitoria? La tutela risarcitoria è uno degli strumenti dell'ordinamento, per esempio, è uno degli strumenti dell'ordinamento. Si può porre il problema poi della sua causalizzazione, come direbbero i filosofi, è un problema di ethos che si reifica in qualche misura nella pretesa patrimoniale, però dite almeno la pretesa patrimoniale. Ma quello può essere sufficiente, o può essere sufficiente per esempio anche il rapporto, vedo francamente irrealistica la prospettiva della conciliazione, della mediazione in questi casi, mi sembra, siccome si dice, proprio perché si dice che queste opinioni, quando siano i negazionisti in senso, diciamo così, di categoria storiografica, fanno venire meno, cioè negano l'elemento, ora cito appunto da quella filosofa che ricordavo prima, insomma negano, sottraggono il terreno comune di confronto, dice annientano il luogo della condivisione, ma chi annienta programmaticamente, intenzionalmente, per così dire scientificamente, in questo senso come era scientifica la soluzione finale, programmaticamente, scientificamente, intenzionalmente, annientano il luogo della condivisione, ma li vedete seduti a un tavolo con un mediatore, ma dico, ma è una follia totale. Infatti anche i penalisti che dicono, no, guardate, non si punisce col carcere, puniamo con gli strumenti del nuovo, diciamo così, diritto penale, mite, o diritto che non è mite, diritto penale ovviamente, col diritto penale della riconciliazione, ma li vedete seduti a un tavolo di, e chi media? Ilaria Pavan, spero, perché è l'unica, così, o Valeria, cioè Ilaria o Valeria sono le uniche figure che in qualche misura possono incarnare l'idea di un mediatore. Certamente pacato. Non te, no, io sono un talebano da questo punto di vista, no. Io, cioè, arriviamo veramente all'apoteosi del delirio, per questo dico al parossismo del divieto, perché cioè, questo è un'idea che se posta su il tavolo in questi termini, so che vuoi chiudere, no, ma chiudo, è un'idea totalmente però, stravagante e delirante, però scusa, la trovo così. Sì. Ci può essere una distinzione a cui riflettevo tra chi in una, diciamo, follia totale, ma ritiene che sia corretta la sua posizione negazionista, no? In una, come quelli che vedono gli UFO tutte le sere, insomma, no? Una follia totale, dice, ma guarda, io sono convinto, per cui da quelli che invece lo sanno che è follia, ma che per interessi di altro genere, di altra natura, eccetera, gli fa comodo sostenere queste posizioni. Allora, io credo che le due situazioni debbano essere distinte, e forse anche un atteggiamento del diritto diverso nei due casi ci possa essere, e anche della mediazione forse, o no? Sì. Rapida ad Alberto, perché un chiarimento, perché lui ha negato, diciamo, l'efficacia della sanzione penale, però quello che dice mi sembra che comunque riconosca un annesso di casualità, diciamo, tra il cosiddetto reato di opinione, comunque l'espressione di matrimonio, di negazionista, eccetera. Per esempio lui dice, ma potrebbe essere la soluzione esarcitoria, ma in quel caso però bisogna ricostruire un annesso di casualità tra la cosa detta e l'offesa alla persona. Offesa. No, forse una sanzione patrimoniale, ma non risarcitoria. No, è una sorta di li chiamano gli americani punitive damage. Sì, però c'è, allora una sorta, c'è una relazione di causa-effetto. Una sanzione, questo però è un, insomma,
perché la sanzione, una sanzione no, civile è fondata sull'offesa, obiettivamente costituisce un'offesa. Sì, le modalità sono, mi sto offendendo, cioè se tu ricostruisci questo nesso stai dicendo che comunque c'è e poi c'è, no, certo, c'è, attenzione, perché c'è ed è molto evidente, posso rispondere così a prego, così, ben di calmo, come si dice, perché questo annesso è interessante, cioè è un punto interessante. Questo annesso, secondo me, emerge chiaramente dalla decisione quadro dell'Unione Europea. In un elemento che forse è passato inosservato, perché confesso non ho trovato, ripeto, non è che sono un esperto, però non ho trovato diciamo nei commenti, nella grande bibliografia che c'è sul testo di questa decisione quadro, che è quella appunto che insomma spinge gli stati membri a criminalizzare queste forme, c'è una parte di testo molto molto interessante, cioè quando si sollecita, e così per la cronaca lo dico, l'articolo 1, comma primo, lettera C della decisione quadro, in cui la diciamo l'adozione di misure necessarie affinché siano punibili i seguenti comportamenti è così descritti. I comportamenti sono descritti: apologia, negazione, minimizzazione grossolana, eccetera, eccetera, oltraggiosa, come dicono i francesi, eccetera. Deve essere pur quando queste, apologia, negazione, discriminazione, siano dirette pubblicamente contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo definito. Cioè ci deve essere un elemento in qualche misura relazionale, cioè di concretizzazione, cioè non è che parlo alla luna, dico il chi ulula alla luna è un conto, chi invece concretizza il suo discorso contro qualcuno, allora identifica effettivamente un elemento. Dopodiché è chiaro che il problema obiettivamente esiste, però dico sicuramente, io lo dicevo per dire, il campo di applicazione non è la mediazione, sono eventualmente in casi di questo tipo altri strumenti. Per esempio, uno che pubblicamente dicesse: ma questi pazzi che vanno, e si sa chi sono, che vanno a chiedere il risarcimento della legge del 1955 alla commissione interministeriale, sono dei eccetera eccetera, e una serie di epiteti, perché non è stato successo niente, perché Nello Rosselli si è suicidato, per l'appunto, e questa è la cosa, o è stato suicidato, come si usava a dire un tempo, per l'appunto, e perché in realtà non era un ebreo ma era un finto ebreo, perché lei non c'entrava niente, perché in realtà non avevano rapporti, e tutto ciò, ma quei soggetti sono identificabili, il gruppo di soggetti che ha presentato le istanze, quei soggetti sono lesi nella loro reputazione, questa è una chiara lesione della dignità, dell'onore, rilevante dal punto di vista dell'articolo 2 della Costituzione, che darebbe tranquillamente luogo ad un... C'è anche una diffamazione, ma per questo dico, gli strumenti, l'ordinamento ce l'ha, questo è quello che dico, gli strumenti ce l'ha, è inutile creare altre norme, questo è il punto, questo è vero, siamo ossessionati dalle norme, non solo in Italia in modo ipertrofico, ma anche negli altri, ma anche salvo voler tagliare le leggi il giorno, ma siamo successivo, noi, a quando sì, si vuole siamo ossessionati, cioè noi siamo convinti che la norma sia un flatus vocis, il diritto in realtà è performativo, però siamo convinti che reintrodurre una nuova norma, così quando si dice la corruzione abbiamo appena riformata, però scopriamo l'Expo e allora aumentiamo le pene, e noi arriviamo a pene stratosferiche e stravaganti che non hanno nessun significato rispetto alla realtà dei comportamenti. Insomma, questo mi sembra una... Sì, io credo che nel ringraziare tutti coloro che sono intervenuti a partire dai nostri relatori, ma credo che emerga molto chiaramente un messaggio da questo incontro, e cioè che non si può pretendere dal diritto ciò che il diritto non può fare, ma invece bisogna che questa cultura, ecco, cresca mediante proprio iniziative come quella di oggi, e cioè che
arrivare a bandire il negazionismo dalla faccia della terra non si può fare mediante delle leggi, ma si può fare mediante facendo crescere la consapevolezza, le conoscenze, la storia, no? Facendo crescere quella che in fondo è la coscienza di ogni individuo. E in fondo questo è anche il ruolo del diritto, con la fine di essere inutile, insomma, anzi tutti noi saremmo ben contenti se nelle nostre società ci fosse bisogno di poco diritto o meno diritto, perché gli uomini sanno da soli vivere in pace. Sappiamo che purtroppo non è così, e per cui insomma ci pagano anche a noi lo stipendio, ma però se davvero insomma noi riuscissimo sempre di più attraverso incontri come quello di oggi, ecco, a far crescere la consapevolezza e la conoscenza della realtà delle cose, ecco, poi forse molte strade potrebbero essere più facilmente percorse. Per cui credo che il giorno della memoria e tutte le iniziative che in tutte le città d'Italia si svolgono in relazione a questa giornata, ecco, abbiano poi proprio questo significato, e per cui ci auguriamo di aver dato anche dal nostro punto di vista un piccolo contributo. Grazie a tutti. Bene, grazie. Grazie a voi. Ma grazie, lei ora è alla Tuscia? Ora sono alla Tuscia. Come? A sinistra.